Eccoci qua in diretta. Siamo in diretta su Facebook, sulla pagina dell'Istituto Storico della Resistenza di Pistoia e presenteremo il volume Harlem, il film più censurato di sempre, pubblicato dalla nave di Teseo e dal Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2021. L'autore è Luca Martera. Approfondiremo quindi le vicende di questo film, che è stato girato a Cinecittà nel 1943. Frutto della propaganda cinematografica fascista, esplicitamente razzista, antisemita e antiamericana. Fra gli interventi abbiamo Giovanni Contini, presidente dell'Istituto Storico della Resistenza di Pistoia, Marta Bagliardi, dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, e Sara Valentina Di Palma, storica ed esperta della Shoah. Abbiamo chiaramente anche l'autore, Luca. E vi informo che questo evento è stato curato, oltre che dall'Istituto, anche dalla sezione Soci Unicoop di Pistoia e ha il patrocinio del CUDIR e del Comune di Pistoia. A questo punto cederei la parola a Marta per una introduzione del volume. Prego, Marta. Bene, grazie. Vi ringrazio dell'invito. Giovanni Contini, Matteo Grasso dell'Istituto, intervenuti. L'autore, io ho trovato molto bello questo libro, non è usuale dirlo così in apertura, ma invece io lo dico volentieri perché insomma, a volte si presentano dei libri che piacciono fino a un certo punto. Invece questo mi è molto piaciuto. Anch'io non sono un'esperta della storia del cinema, però ho anche rivisto dei pezzi di film, oltre che avere rivisto su YouTube c'è la seconda versione Knockout di Harlem. Ebbene, vi dirò qualcosa molto in generale e poi dopo magari passiamo a delle cose più specifiche. Allora, intanto, questo film non è solo il film più censurato di sempre, come recita il sottotitolo, è un film, come viene chiarito molto ampiamente nel libro, compiutamente di propaganda. Non è una propaganda diretta come quella di Gioachino Forzano in Camicia Nera, che esce nel 1933, nell'anniversario più o meno della marcia su Roma, ma è una fiction che ha programmaticamente deve convogliare questo un potente messaggio fascista nei contenuti e nelle immagini. Ecco. Quindi siamo nel pieno della guerra, il film esce, l'ha già detto Matteo, nell'aprile del 1943. Quindi 2 mesi prima e poco dopo della caduta del fascismo. Il fascismo cade il 25 luglio, quindi va anche collocato. C'è una normalità nelle sciagure di guerra che mi ha sempre colpito. Basta scorrere i giornali, ci sono cinema aperti. Pensate che Harlem a Firenze sta dal 24 aprile, quando esce, sta in programmazione 72 giorni. Cioè, il che vuol dire che ci sono i ristoranti aperti, cioè c'è una normalità che prosegue, lo vediamo anche noi nel nostro piccolo nella pandemia. Ecco, questo film esce quindi in piena guerra. Costa molto, tutto l'aspetto economico è molto importante, nel libro è molto molto ben analizzato e all'uscita del film si apre una polemica in campo fascista e Luigi Freddi, che è veramente questo personaggione che diceva Giovanni, una figura chiave del libro e della storia del nostro, non solo del cinema naturalmente, fondatore di Cinecittà, produttore, ma anche proprio della storia italiana del fascismo, il cinegerarca dall'indole servile e ruffiana, lo chiama Martera, che non gliele manda a dire, risponde a queste polemiche che lo vorrebbero, che criticano questo film. Dice: questo film avrà un grande successo, infatti lo ebbe, ma questo è precedente, lui non lo sapeva, ma era sicuro, in quanto senza nessun aspetto propagandistico, senza apparenza di imbonimento, soltanto col suo spirito e con la stringata, evidente ragione dei fatti, costituisce, pur nella sua trama avventurosa e totalmente spettacolare, un diretto, risoluto attacco allo spirito efferatamente crudele, inumano e antisociale della mentalità americana. Ecco, Freddi difende questo film a spada tratta, non è un'operetta comico-sentimentale. Dice ancora lui, la tesi è tutta innestata sul formidabile elemento spettacolare. Tutte le battute sono state calcolate, tutti i motivi. Mi consenta dirlo, rispondendo a qualche detrattore, con somma intelligenza e passione fascista. Quindi, con somma intelligenza, con chi ce l'aveva.
con chi ce l'aveva il film Harlem, ce l'aveva con le più dimensioni, si articola in senso razzista in più dimensioni. La prima e la più esplicita è l'antiamericanismo, radicale, viscerale, che contiene una narrazione demonizzante degli Stati Uniti d'America. L'America è, fa la faccio breve, ma nel film si vede benissimo, fin dalle prime riprese, cioè dall'alto, questi grattacieli, che sono riprese rubate, poi ci spiega Martera, roba americana naturalmente, ma invece il film è tutto costruito a Cinecittà. L'America è seducente, attraente, i costumi sono più liberi, i soldi girano, c'è un ritmo frenetico nella vita moderna. Come le belle donne del film Harlem, l'America è seducente, attraente, ma dietro questo fascino porta una civiltà malata. C'è una civiltà malata, piena di disordine morale, di corruzione, di disonestà, che sono pari al lusso con cui abbaglia quelli che la pensano da lontano. L'America è una civiltà pervertita nel film e nella propaganda, nel messaggio di propaganda che contiene. È la terra dei gangster, un affarismo losco, l'egoismo sordido, il marciume morale, la fame infinita dell'oro. Sono tutte espressioni di giornalisti che Martera ci fa una bella rassegna stampa dei giornali che escono. Ecco, i primi a essere abbagliati sono stati i nostri emigranti. E qui c'è un punto dolente politico. Il film di loro tratta, vittime di questa illusione, poi a loro volta della disillusione che segue la vera conoscenza, la conoscenza della vera vita americana, così turpe e così ingannatrice, e che fa loro rimpiangere per tutta la vita di non essere rimasti in Italia, o comunque del desiderio di tornare alla frugalità, alla sanità morale. È un po' il topos antico del topo, per prendere il giro di parole, del topo di campagna e del topo di città. Ecco, si ammanta un po', no? La frugalità, l'essere parchi, che vuol dire anche essere poveri a volte, però meglio poveri piuttosto che così pieni di questi soldi guadagnati in maniera losca. Insomma, la vita rutilante americana ha dei prezzi terribili. Il messaggio è chiaro: non emigrare, non lasciare il nostro bel paese, e così via. Gli Stati Uniti sono entrati in guerra, questo è il contesto, i primi di dicembre del 41, sono 4 giorni dopo Hitler e Mussolini dichiarano guerra a loro volta, e quindi sono i nostri nemici dichiarati in quel momento, nemici dichiarati dell'asse e dell'Italia fascista. Nella primavera del 43, quando il film esce, la guerra, le sorti della guerra sono ormai decise. Nel luglio, cioè aprile, nel luglio, il 9 luglio, cioè l'invasione della Sicilia, il famoso discorso di Mussolini del bagnasciuga, quando confonde bagnasciuga e battigia, comunque sono arrivati gli americani. Ci abbiamo Patton per gli americani e Montgomery per gli inglesi, reduce dalle vittorie nel Nord Africa. Ecco, però quindi c'è questo discorso anche che l'America è nostra nemica in quel momento, acerrima, e è una nemica tuttavia che appunto aveva ospitato milioni e milioni di nostri connazionali in fuga dalla miseria, considerata questa dal regime fascista una ferita. Cioè questa presenza della povertà italica che il fascismo aveva cercato di risanare non solo limitando per legge l'immigrazione, ma inaugurando tutta la rinascita italica, il mito della rinascita italica fascista intorno alle bonifiche, intorno a tutta la propaganda. Harlem ribadiva quindi questa narrazione nazionalista e antiamericana, e lo fa in molti modi. L'America poi è odiosa ed è da odiare anche per via del melting pot, cioè della mescolanza delle razze. Questo è, e soprattutto è la terra dei negri, rappresentati come selvaggi e sessualmente pericolosi. Lo vedremo poi molto bene nella Repubblica Sociale, anche nei manifesti che Martera riproduce, che giacciono al nostro istituto a Firenze, e che sono appunto manifesti dove i neri sono rappresentati come temibili stupratori, sempre con questa bestializzazione. Ecco, è molto diverso l'odio antisemita dall'odio razzista. L'odio, naturalmente, si tratta di una inferiorizzazione in entrambi i casi, ma i neri sono sempre animalizzati, sentiti come, insomma, si vede anche nei commenti anche linguistici, nelle parole. Il razzismo antinero nel film è profondissimo. Ai nostri occhi oggi io lo trovo quasi grottesco, come molti hanno trovato grottesche le due Prissy e Mammy dei Via Col Vento, che adesso avete visto che
la cancel culture vuole anche, cioè ha messo in crisi anche questo aspetto, no? Del Prissy, che era Butterfly McKean, che è morta nel 96-5, ho scoperto oggi, quella insuperabile che faceva Mammy, quella signora grossa, molto fantastica, che parlano con i verbi all'indicativo, anche nel nostro doppiaggio lo stesso succede per Harlem, e c'è questo aspetto, il modo di guardare di questo pubblico, che poi sono quelli del ring nero. Harlem, il titolo è giusto, questo è Domenico Meccoli, è un critico del tempo, siamo nel febbraio del 43, il titolo è giusto, anche se il film non si svolge nel famoso quartiere nero di New York, a base di gin, di canti spirituali, fra virgolette, e jazz. Non mostra le orgiastiche esaltazioni note attraverso tante pellicole americane, tuttavia, riflettendoci, il titolo Harlem mi pare sia giusto, perché Harlem è una mentalità, è la giungla, l'inviluppo dei sentimenti sfrenati di negri e di certi bianchi americani che nutrono odio di razza per gli europei. Questi bianchi americani, presumibilmente gli ebrei, che è una sottopolemica del libro, molto molto in secondo piano rispetto al razzismo antinero. Il terzo aspetto, i neri sono inferiori, e sono inferiori per noi italiani che guardiamo il film e vediamolo con gli occhi del 43, anche se possono fare paura, da un certo punto di vista, proprio per la loro vicinanza ad uno stato, tra virgolette, animale, sono tuttavia rappresentati anche come vinti, come inferiorizzati, e sono inferiorizzati dal 37, dall'aprile del 37 in Italia, anche per legge. La prima, come sappiamo bene, la prima legge razzista italiana, quella che introduce una rigida politica di apartheid, è appunto precedente anche alle leggi. Voleva proibire il madamato, le unioni e soprattutto ossessione del meticciato, che quindi vengono quindi questi neri, che poi ci sono nel film, perché sono appunto come tutte le comparse, no? E poi anche lo stesso pugile, questo Lodovico, che è un meticcio, che poi lavorava in via Panisperna ed era un fisico, un matematico, ecco, e nel film fa il pugile che deve essere battuto, e c'è questa folla e questa inferiorizzazione continuativa. Razzisti sono tutti quelli che lo hanno prodotto, innanzitutto Freddy, che allora aveva 48 anni, era un giovanotto da un certo punto di vista, sono un uomo maturo, ma Martera introduce alla fine anche l'idea che questo Harlem, da lui tanto caldeggiato, fosse una maniera per non andare in guerra, per non essere arruolato proprio nell'ultima parte della guerra. C'è sempre questo elemento di tornaconto personale e di ammantato un po' di ideologia, le cose si compenetrano, non è solo uno schermo, l'ideologia ci credo, però se ho un tornaconto personale ci credo di più e meglio, ecco. È razzista lui, è razzista Giuseppe Achille, ovviamente, quello che ha scritto la novella, che poi sul successo del film ha scritto anche un romanzo, tanto per ribadire, e gli sceneggiatori, Amidei, Sergio Amidei, il mio amato, io lo amavo molto, sceneggiatore di Sciuscià, Roma città aperta, generale della Rovere, lui è proprio, e poi Cecchi naturalmente, Emilio Cecchi, che era antisemita, lo sapevamo, era anche molto antiamericano. Io ho preso in biblioteca Amara America, che a parte ricorda la Maremma Amara, La Maremma Amara, l'America Amara, è un libro fortemente antiamericano, secondo le linee narrative che poi nel film ritornano. Una terra che abbaglia, che però nasconde delle trappole terribili. Sono razzisti i giornalisti, la rassegna stampa è un florilegio magnifico di questi aspetti, i fascisti, ma non solo, anche il pubblico presumibilmente, e presumibilmente anche il pubblico del dopoguerra, che se l'ho visto riciclare con alcuni tagli importanti, ma insomma il razzismo antinero è un umore naturale, è stato, è tuttora secondo me, un umore naturale, fra virgolette, della cultura occidentale. E mi piacerebbe dire che è finito, non è così, si è riattualizzato con le migrazioni. Io vengo da una generazione in cui pensavamo che il razzismo antinero fosse una prerogativa degli americani. Io mi ricordo di aver letto da ragazzina un romanzo di un tale Richard Wright, che si era fatto addirittura pigmentare la pelle, pensavo, poveri americani, guarda invece noi, ma perché semplicemente non conoscevo poco la storia allora e non avevamo questi problemi che oggi sono molto molto potenti nella nostra società, soprattutto fra i giovani. Ecco, l'ultima cosa che voglio dire è che mi ha molto stupito leggere che
Dunque, c'è una voce fatta da una certa Emanuela Del Monaco, che è sceneggiatrice di un film su Rodolfo Valentino e uno anche sulla Lorenza Mazzetti. Questa sceneggiatrice ha fatto la voce del dizionario biografico degli italiani, io, su Carmine Gallone. Carmine Gallone è il regista del film. E dice a un certo punto questa tizia, che questo ve lo leggo perché è un pezzettino, che poi invece, grazie a Martera e al suo modo di lavorare, ho trovato dov'è l'origine. Lei dice, senza citarlo, ora ve lo trovo, ecco, Harlem sceneggiato dagli antifascisti Carlo, ahimè non si chiamava Carlo, si chiamava Sergio, ma comunque Amidei, Emilio Cecchi, che avevano avuto dal regime l'incarico di scrivere un'opera di propaganda, fu didascalico, di fatto risultò quasi un atto d'accusa al razzismo dei bianchi. Ecco, questa faccenda compare. Allora, io Martera ci fa, è un godimento filologico perché lui ricostruisce da dove viene. Cioè viene da un'intervista che lo stesso Amidei ha rilasciato a Luigi Rondi, se non sbaglio, Martera confermerà, in un libro che esce nell'80. Quindi Amidei un po' si, morirà poco dopo. Amidei un po' si difende, no? Dice, vabbè, in fondo facevamo vedere come erano razzisti bianchi, no? Facevano vedere come eravamo razzisti noi, compreso lui. Porino, insomma, e quindi questo, e poi questa intervista passa nel Morandini, cioè il magnifico Morandini, che in casa nostra sta lì nella libreria, ce l'ho presentissimo, riprende questa stessa faccenda, cioè che il film sarebbe addirittura una, ecco, non è vero, questo possiamo smentire tutti e tre questi nostri, compreso Amidei, e possiamo capire anche, qui si ritorna anche all'autogiustificazionismo che aveva, di chi aveva, era stato coinvolto in queste pratiche, diciamo così, di cui poi nel dopoguerra ci si poteva anche un po' vergognare, quindi c'è un lavoro di minimizzazione, di banalizzazione che coinvolge Amidei in primis. Dirò l'ultima cosa, poi mi chiedo sul modo di lavorare di Martera, che è un libro compiutamente interdisciplinare. Barthes diceva che l'interdisciplinarità non è la sommatoria di tante materie, ma è un oggetto nuovo. Qui siamo un oggetto nuovo, perché sì, è di storia del cinema e anche in particolare, per esempio, di storia del cinema di Pugili. Io non sono un'appassionata del genere, ma devo dire, capisco che da Rocky in poi. Ecco, poi lui lavora così, cioè il centro è il film, da qui si dipanano tutte le connessioni con la realtà del tempo. Quindi, per esempio, tutte le comparse vengono analizzate e quindi la storia di questi prigionieri di colore francesi, che poi dopo le riprese fanno una bruttissima fine, il film Germanin, sul farmaco dei tedeschi, cioè ci sono questi che sono apparentemente dei detour, cioè delle digressioni, che però in realtà ci fanno entrare sempre di più nell'atmosfera del libro. Ecco, c'è una interdisciplinarietà vera e non millantata. Quindi abbiamo presentissimo tutti i personaggi che riguardano il nucleo del libro, cioè il film. E poi via via si entra in quello che nel Magnifico, ogni tanto gli storici lo evocano, poi non tanti sanno, nel contesto. Cioè il contesto è la cosa più difficile da rappresentare, perché se uno doveva fare la storia di Harlem, beh, credo che. E quindi questo in libro è da questo punto di vista che mi ha molto molto favorevolmente stupito. E poi ho trovato tra le righe una dichiarazione, diciamo così, di poetica di Luca, che dice a un certo punto, una dichiarazione programmatica, storiografica, dice: poiché risulta molto difficile, spesso impossibile, restituire l'atmosfera di un'epoca del passato, ci si può avvicinare non solo informando correttamente sulla moltitudine dei punti di vista, è un libro plurifocale, ma anche riportando dettagli che a prima vista potrebbero sembrare insignificanti. Ecco, è qui che secondo me c'è questo salto tra essere un erudito, Luca lo è di sicuro, e invece avere fatto un libro di storia, ecco, con un'attenzione anche alle pro, al molte, alle citazioni, ai lacerti continui e alle fonti, che hanno, la citazione delle fonti è molto importante perché ci restituisce l'atmosfera del tempo, compreso questo linguaggio che oggi a noi sembra un po' altisonante, lo è altisonante, trionfalista, tutto quello che volete, che però era il modo in cui questi prodotti e il nostro stesso fascismo era innervato in questa maniera. Ecco, io credo di avervi detto tutto quello che mi sembra indispensabile. L'ultima cosa su Freddi. Freddi era un genio della propaganda, io immagino che, e quando dice, e c'è. A un certo punto, contro i film in costume, sempre per difendere Harlem, il cinematografo è un'arma pericolosissima. Le masse leggono poco e vanno al cinema. Il cinema,
deve quindi lavorare in questo senso, deve lavorare nel senso delle masse. E quindi nulla. Questo Freddi è senz'altro un personaggio da studiare di più. Io ho preso, sempre in biblioteca, è stato anche curatore della mostra, del libro della mostra fascista, e, insomma, era uno veramente gerarca, come cinegerarca, ruffiano, come lo definisce Luca, però con una grande importanza storica. C'è un bilancio molto equilibrato della figura di Freddi alla fine del libro, che io condivido, e quello che diceva anche Fofi, cioè praticamente fondatore del nostro cinema. Non ci sarebbe stato il cinema del dopoguerra, secondo me, se non ci fosse stato Freddi, questo il grande cinema neorealista del dopoguerra. E quindi niente, ho finito. Non so se sono stata nei tempi, ditemi voi. Grazie Marta. E passerei la parola a Giovanni, ecco, vedo che ha attivato il microfono. Non so se è stata dei tempi, ma hai praticamente esaurito tutto quello che volevo dire io su questo bellissimo libro. Sì, anch'io vorrei mettere l'accento sul fatto che questo è un libro a ventaglio, no? Cioè la storia del film e poi tante altre storie collegate che appunto costituiscono questo contesto che spiega, cioè, o meglio, cioè, certe cose per me è tuttora difficile spiegarmele, però in qualche modo spiega com'era la situazione degli intellettuali italiani, soprattutto coinvolti nel cinema, no? Perché credo che il cinema poi, anche per ragioni di tecnica espressiva, fosse quello che dipendeva di più proprio dal regime, cioè si facevano dei film se venivano promossi e accettati dal regime. Quindi in realtà questo secondo me è un elemento che in parte spiega, ma soltanto in parte, perché tra l'altro appunto in questa specie di caleidoscopio che è il libro ci sono delle perle, come diceva anche Marta, insomma. Per esempio, io non sapevo che Antonioni, Biagi e un terzo che non mi ricordo qual era, scrivono delle cose entusiastiche su quell'orrendo film Sus l'Ebreo, che è una delle cose più... Quindi voglio dire, di fronte a queste cose qui, uno rimane... Ecco, io devo dire che il sentimento prevalente mio nel leggere questo bellissimo libro è stato proprio lo stupore... indignato, se volete. Poi la cosa impressionante è vedere, come diceva Marta, effettivamente il salto del canguro di una serie di personaggi. Insomma, Amidei è impressionante che la scrive questa sceneggiatura, voglio dire, e De Benedetti lo aiuta, cioè è una cosa veramente che è sorprendente. Altra cosa interessante è il proprio, e direi inconsueta in un libro di storia, è il fatto che questo non è semplicemente un libro di storia della cinematografia, ma è qualcosa di più, cioè è un libro che in qualche modo entra proprio nei dettagli tecnici della cinematografia. C'è tutta una lunga parte del film dedicato ai tagli che vengono eseguiti, proprio taglio per taglio, perché questo film paradossalmente continua a circolare nel dopoguerra, ma parecchi anni, non è che... Però completamente trasformato, spariscono Valenti e Ferida, che nel frattempo erano state fucilate dopo aver partecipato dopo essere stati nella Repubblica Sociale, e vengono in qualche modo tagliate una serie di... Io però vedo che vengono tagliate i riferimenti più espliciti al fascismo, no? Ma diciamo che l'impronta razzistica rimane nel tifo degli afroamericani, no? Cioè nel complesso del messaggio cinematografico. Quindi diciamo è un libro che appunto studia questo film da un lato mettendolo in contesto e dall'altro lato analizzandolo in modo molto minuzioso, molto analitico, no?
riportando tutte le diverse sceneggiature che sono molto varie. Cioè io alla fine, poi avendo letto tutte, non mi ricordo più qual è, non avendo visto il film finale, quello tagliato uscito nel dopoguerra, faccio un po' fatica a ricostruire questo percorso, che è però interessantissimo, e mi sembra anche di capire che nelle sceneggiature che vengono fatte una dopo l'altra, che si va sempre verso una banalizzazione di una storia, cioè all'interno di questo framework razzista che rimane inalterato, però alla fine viene raccontata un po' una storiellina, cioè anche questa è una cosa che è abbastanza impressionante. Io devo dire, recentemente stavo leggendo un romanzo ambientato proprio anche nel 43, insomma, in quegli anni lì, coetanei di Elsa De Giorgi, e anche lì emerge questa presenza di personaggi legati, per esempio Monelli, un altro impressionante, cioè, che dopo l'8 settembre viene arrestato, c'è una riunione in cui i giovani lo attaccano, ma lui, insomma, pensare che ha contribuito alla sceneggiatura di questo film è impressionante, veramente è una cosa che mi impressiona. L'altra cosa anche per me è la scoperta di questo personaggio, questo Freddy, che la cui prosa è orribile, per la verità, perché a un certo punto viene riportata in fondo una sua descrizione di un viaggio in America, è proprio insopportabile come prosa, quindi, però appunto è un grossissimo personaggio, tra l'altro un fascista della prima ora, con delle scritture sulla rivoltella, il pugno, cioè appartiene proprio a questa generazione dei futuristi che diventano fascisti, cioè, e quindi sono molto precoci e molto violenti, anche perché poi nel futurismo la violenza era anche un espediente letterario, eccetera. Però, insomma, quando parla della pistola, del pugno, la pistola, la bomba a mano, insomma, è qualcosa che lo rende molto così, veramente una grande figura repellente, direi, ecco. Però certo è assurdo che sia completamente sparito. È come se questi personaggi che hanno partecipato a questo intermezzo, insomma, che fino al 43 hanno partecipato in pieno diciamo ai riti più gravi, no, del fascismo, no? Dopo o sono spariti perché sono stati fucilati e sono stati cancellati dalla memoria come Valenti e Ferida, oppure o sono spariti dalla ricostruzione storica come Freddi, no? Altra cosa, o si sono completamente riciclati. Il risultato per noi è, se non ci fossero libri come quello di Luca Martera, è che diventa difficilissimo capire qual era il contesto, perché lì c'erano anche altri personaggi, cioè, insomma, e diciamo che c'era una tessitura abbastanza poco smagliata a favore del fascismo, benché si fosse in quella fase lì. Tra l'altro ci sono delle interessanti considerazioni, mi sembra proprio di Amidei, che diceva che in quel momento lì loro erano già in rapporto col gruppo di Trombadori, cioè con i comunisti, no? E che poi dice, quasi un boh, giustificandosi, dice: noi in realtà, quando eravamo lì a fare queste sceneggiature, la facevamo così, senza partecipazione emotiva. Dicevamo: vabbè, se c'erano degli intoppi, dice, meglio. Ma cioè, cosa voglio dire? È una cosa impressionante. E il fatto che abbiano girato delle versioni così aberranti come quella il film sarebbe stato un film che condannava il razzismo americano, è impressionante. Poi questa cosa che viene ripresa, no?
viene detta, ripetuta e finisce anche in pubblicazione di grandissima importanza. Quindi un'altra cosa che mi ha colpito molto è il fatto che, perché di nuovo è un forte riferimento al contesto, no? È il successo del film nelle sale, questi grandi applausi, gente che salta in piedi applaudendo, cioè, e qui la dice lunga questa cosa qui, non è semplicemente un secondo me, non è una cosa che si possa semplicemente spiegare col meccanismo, col congegno della storia, che a un certo punto sicuramente c'è anche questo, no? Un dispositivo che è fatto apposta per scatenare l'entusiasmo, perché lì c'è il pugile italiano che a un certo punto sembra di essere che sia sconfitto, poi si riprende e poi colpisce e atterra il suo avversario nero. Quindi non è semplicemente, perché non credo che quando hanno fatto vedere film del genere come quello di Stallone, non credo che il pubblico in Italia si alzasse. Sì, si alzava? Vabbè, allora forse questa cosa qui rende meno grave l'entusiasmo a pochi mesi dalla fine del fascismo, insomma. E poi, vabbè, insomma, altre cose interessanti sono queste comparse prese sia nei campi di concentramento perché prigionieri di guerra, oppure anche a Napoli, dove erano rimasti dopo una mostra veramente anche quella molto razzista, in cui si facevano vedere gli animali selvatici delle zone conquistate dell'impero, e all'interno di questi animali selvatici c'erano anche la popolazione nera. E, ecco, il fatto che poi queste persone, alcune di questi qua partecipano in prima persona alla resistenza, anche alla primissima resistenza contro i tedeschi a Roma nel 43. E per finire, l'altra cosa veramente sorprendente che già ha toccato Marta, questo Longo, il protagonista, il nemico, il nero, che appunto non era, era un meticcio, e che in realtà non soltanto andava via Panisperna, ma credo che il figlio trova, una volta che il padre è morto, o un nipote, non mi ricordo se è un figlio o un nipote, trova una cosa che sarebbe interessante ricostruire effettivamente, in cui lui aveva secondo lui, risolto il famoso teorema di Fermat, no? Questo che poi è stato risolto in tempi abbastanza recenti, uno dei più astrusi della storia della matematica. E quindi, insomma, queste sono cose interessanti. Ma per dire, questo proprio è un libro, come diceva proprio Marta all'inizio, succede di recensire, di parlare, di leggere libri che non sono proprio esattamente convincenti, no? Sono libri che in fondo declinano cose che già sappiamo, ma così, diciamo così, relativamente a un tema parallelo o a situazioni diverse, ma che sostanzialmente dai quali non si impara quasi nulla. Questo è un libro invece che secondo me è proprio un libro importantissimo per chi voglia capire la storia dell'Italia in quel momento lì, cioè tra la fine del fascismo e la Repubblica Sociale e poi il dopoguerra. È proprio in qualche modo dà unità a una sequenza che noi conosciamo in modo interrotto e che quindi non facciamo fatica a ricomporre in un quadro unitario. Quindi è veramente molto interessante. Ultimissima cosa, questa cosa su Valenti e Ferida, che in qualche modo
Martera in qualche modo toglie un po' da questo alone così ultra nero, no? Spiegando come in realtà loro effettivamente non fossero in rapporto, non avessero partecipato alle torture di Koch e della sua banda, e come in realtà per certi aspetti Valenti veda realizzata nella vita reale quel ruolo che aveva spesso impersonato nel ruolo del malvagio, del cattivo, no? Poi lui va anche, partecipa con la decima Mas alla Repubblica Sociale e insomma viene ammazzato più per il suo ruolo, per la sua notorietà. D'altra parte è vero anche che lui mette a disposizione della Repubblica Sociale la sua notorietà, e la stessa cosa fa la sua compagna ferita. Quindi, però insomma anche in questo caso è un aiuto a capire, a contestualizzare. Insomma, bel film. Bellissimo libro, stavo dicendo film. Grazie Giovanni. Passo la parola a Sara Valentina Di Palma. Sì, buonasera a tutti e grazie per l'invito e anche grazie a chi mi ha preceduto. Condivido molto quello che diceva Marta sulla poliedricità del libro, e è calidoscopico appunto e affascina come metta insieme tante cose diverse per ricostruire un contesto, partendo da quello che sembra una grande specificità molto tecnica sul cinema, ma appunto non fermandosi a quello. E poi Contini citava la questione che tocca Martera degli intellettuali, che è un po' forse il dialogo che Martera ha, no? Lungo tutto il libro. Cosa facevano gli intellettuali? Chi erano questi intellettuali? Forse anche che onestà intellettuale ci poteva essere in alcuni sicuramente no, di questi intellettuali, ma in altri forse ci poteva essere onestà, ci poteva essere una posizione non partecipe, un'adesione al lavoro e non agli ideali fascisti che c'erano poi dietro a questo film. E mi sono così appassionata a questo filo che ho intravisto, e per questo ho scelto di approfondire poi la figura di Giacomo De Benedetti, che è stato tra gli sceneggiatori del film. Già sembra una dissonanza, no? C'è uno sceneggiatore ebreo in un'operazione di questo tipo. De Benedetti a sua volta è stata una figura multiforme. La nave di Teseo, che ha pubblicato ora il libro di Martera, ha pubblicato diverse opere sue che già rendono conto un po' di tutte le attività di cui si è occupato. Non solo ha ripubblicato di recente il celeberrimo 16 ottobre 1943, con testi tra l'altro di Moravia, della Ginsburg e di Piovene, con ritratti di Casorati e di Carlo Levi. Ha pubblicato di nuovo 8 ebreiche, spesso insieme a 16 ottobre. Ha ripubblicato il romanzo del Novecento, poesia italiana del Novecento e, last but not least, appunto, Cinema, il destino di raccontare, perché già in anni giovanili De Benedetti si era occupato di cinema. Di De Benedetti hanno parlato Pasolini, hanno parlato tanti, ha parlato Montale, ha parlato l'amico Saba. De Benedetti è stato criticato ferocemente da chi, come Carlo Dionisotti, lo ricorda anche Martera, gli imputa la colpa di quel peana, scrive Martera, cioè di quel suo breve saggio su quell'articolo che De Benedetti aveva scritto su Mussolini scrittore, sullo stile letterario di Mussolini. E questo tra l'altro pochi mesi prima di essere dichiarato cittadino di serie B con le leggi razziste del 38. E diceva Contini appunto, e Martera lo ricostruisce, ricordiamoci, sono gli anni in cui Michelangelo Antonioni ed Enzo Biagi hanno recensito positivamente Sus l'Ebreo, c'erano editoriali e vignette antisemite e fasciste che uscivano dalla penna di un Eugenio Scalfari piuttosto che di uno Steno. Quindi Martera, mi è piaciuto molto questo, non
non cade nel vezzo di fare della dietrologia, di insinuare, segnala e cerca di contestualizzare. E infatti De Benedetti, ricorda sempre Martera, era stato attaccato peraltro sul settimanale degli universitari fascisti ed era stato attaccato sul cinema, sul suo lavoro nel cinema, ma con argomenti squisitamente antisemiti. Era stato accusato di essere un accentratore, un opportunista, di essere avido, quindi di voler fare un po' tutto, autore, sceneggiatore, aiuto regista, di lavorare con l'autocompenso, mentre viene sottolineato tanti altri non avevano neppure un lavoro. E quindi diversi sono quegli stereotipi sugli ebrei calcolatori, manipolatori, furbi, avidi. Come accennavo, De Benedetti al cinema in realtà si era interessato già in gioventù, alla metà degli anni 30, aveva lavorato per Pittalunga, la casa cinematografica dal 32, e questo fino a qualche tempo dopo. Insomma, poi dall'agosto del 36 al marzo 38 aveva curato la rubrica di recensioni cinematografiche sulla rivista Cinema. E poi vedremo, forse è un po' anche un modo di lavorare quello di De Benedetti, perché anche secondo me diverse cose di alcuni suoi scritti, come 16 ottobre 1943, riprendono un po' l'occhio del regista, il modo di vedere le cose dall'occhio del regista. Forse Martera non sarà d'accordo, non lo so, ci torno poi su questo. Amidei, che poi è già stato detto, si discolpa negli anni Ottanta, insomma, copre di una patina di nostalgico pragmatismo l'aver lavorato per la cinematografia fascista in quegli anni. Ecco, Amidei di De Benedetti dice: vabbè, io gli ho permesso di lavorare perché lui non poteva firmare i lavori, non poteva lavorare, gli ho permesso comunque di lavorare, era diciamo una necessità economica. E qui torna poi anche la questione di cosa abbia fatto poi De Benedetti nel lavorare a questo film e in altri lavori che ha fatto in questi anni. E mi ha colpito molto la definizione di goliardia, di goliardate, come dire, no? Un po' un gigione, no? Dove cercavano dei minimi spazi per divertirsi in quello che facevano, ma di fatto in realtà non prendevano una posizione, non c'è posizione personale, c'è solo lavoro. Amidei dirà, lo cita Martera, era solo per lavorare senza alcun impegno civile. L'impegno civile quindi forse va cercato altrove, no? E poi anche un altro punto è ci possiamo scandalizzare del fatto che De Benedetti avesse bisogno di lavorare, che lavorasse anche nel cinema a produrre una cosa di questo tipo inserita in quel contesto culturale. È coerente con quello che stava facendo De Benedetti in quegli anni o stona? E quindi da un lato ho provato a guardare anche a cosa volesse dire essere ebreo sotto una dittatura in quegli anni e poi che cosa stava facendo De Benedetti oltre a fare lo sceneggiatore in quegli anni. Per quanto riguarda il primo aspetto, cito solo due cose velocemente. Una è quello che scriveva Aldo Zargani, che secondo me coglieva molto bene questo aspetto, cioè quella che poteva essere forse, se vogliamo, una schizofrenia del vivere, perlomeno fino a un certo punto, da ebrei sotto il fascismo. Dico fino a un certo punto perché poi appunto con l'estromissione del 1938 c'è stata una necessità di presa di coscienza che per alcuni poi in realtà alcuni casi eccezionali non è arrivata, cioè se penso al torinese Ovazza che fino all'ultimo, fino ad essere stato assassinato nel 1943 è stato convintamente fascista e la sua rivista fascista ebraica La Nostra Bandiera è veramente piena di livore anche contro gli ebrei sionisti accusati di essere traditori della patria o contro quelli che non prendevano posizione. Però diciamo che forse è un po' un caso limite questo, ma sicuramente fino al 1938 gli ebrei italiani erano come gli altri italiani, in parte antifascisti, per lo più indifferente, in parte anche fascisti.
E Zargani, in Per violino solo, racconta in un paio di punti quella che poteva essere anche la confusione, lui era un bambino tra l'altro, nel suo caso la confusione per esempio di dover studiare su un libro di testo unico che denigrava gli ebrei, dover fare temi scolastici in cui bisognava descrivere il bambino fascista ritratto sulla copertina di un libro, volere andare anche insieme ai compagni ma non poter condividere pienamente questa identità. E Zargani scrive, non ricordo più il tema nei suoi dettagli, ma mi pare vagamente che tentasse di spiegare perché come giudeo non potevo essere balilla, non potevo agitare il fucile e neanche il libro e neppure ridere. Quindi insomma, cioè, cosa chiedete a me in fin dei conti? E forse quello che possiamo dire è anche che cosa chiediamo a De Benedetti nel momento in cui gli chiediamo di rendere conto del fatto che sia stato sceneggiatore di questo film. E quindi è una nota su quelli che potevano essere gli spazi di autonomia identitaria sotto una dittatura e anche su quelli che potevano essere i conflitti identitari di chi era ebreo sotto il fascismo o persino ebreo fascista fino al 1938. E il secondo aspetto è, ma De Benedetti appunto che cos'altro faceva? Non ha davvero preso posizione, pensava solo a questo come lavoro ma senza alcun coinvolgimento neanche di altro tipo. In realtà De Benedetti posizione l'ha presa e non solo, ci torneremo perché appena dopo la liberazione di Roma rientra a Roma e inizia a pensare a Otto Ebrei e poi a 16 ottobre 1943 che lui stesso con modestia ha chiamato un piccolo opuscolo ma che Eugenio Montale ha definito una drammatica cronaca del periodo della resistenza. E poi insomma, per intenderci, 16 ottobre 1943 è stato paragonato al diario dell'anno della peste o la peste di Londra di Defoe, alla storia della colonna infame di Manzoni, cioè è stato preso ad exemplum di racconto etico sui soprusi perpetrati ai danni di una popolazione innocente. Del resto Manzoni indagava il 600 per studiare il malgoverno spagnolo in Lombardia e trarre una lezione universale su quelli che potevano essere i traviamenti dell'animo umano quando viene detenuto male il potere e viene fatto del potere uno strumento di prevaricazione. Ma, e qui entriamo più nel merito, De Benedetti stava facendo lo stesso, perché De Benedetti cosa ha fatto? De Benedetti in quegli anni stava studiando Vittorio Alfieri, lui poi è stato un grande critico letterario, tra l'altro di livello europeo, di respiro europeo, è stato un traduttore, e in quegli anni studiava Alfieri per il suo messaggio antimonarchico, in nome della libertà, in nome del diritto a detenere il proprio senso morale e a come questo diventa molto difficile sotto una dittatura. Quindi come per Alfieri il dispotismo era la forma più degenere di governo, così lo era per De Benedetti, e questo è un messaggio che di fatto afferma il suo pensiero, perché lui di Alfieri si occupa tra il 1943 e il 1944, quindi sono anni cruciali per gli ebrei italiani, per le sorti belliche dell'Italia intera e per lui che in quel periodo è nascosto, esiliato a Cortona, dove inizialmente è stato nascosto e protetto dal critico letterario amico, scrittore del Corriere Pietro Pancrazzi, dove appunto viene ospitato a Cortona insieme alla moglie e due figli piccoli. E Pancrazzi in una lettera che secondo me è indicativa che voglio citare ricorda i giorni che De Benedetti aveva trascorso ospite a Cegliolo a casa sua, testimonianza di gratitudine che poi è confluita nel volume La piccola patria, cronaca della guerra in un comune toscano giugno-luglio 1944 e che è stato pubblicato già nel 1946 a Firenze. E cito, trascorsi quei mesi a Cortona con Pietro Pancrazzi e Nino Valeri e mi misi a studiare Alfieri in un'Italia, in un'Europa per mesi e anni occupate dai tedeschi, non pai a spudorato ricordare come la parola libertà facesse veramente piangere, la parola tirannide veramente fremere. Nel giugno mi riuscì finalmente di unirmi alle formazioni partigiane che operavano nell'Appennino toscano. E il pensiero di De Benedetti, che quindi viene espresso abbastanza chiaramente anche durante gli anni della persecuzione delle vite, come l'ha chiamata Salfatti, poi può esprimersi liberamente subito nell'autunno del 1944, appena rientra a Roma dopo la liberazione, si iscrive al Partito Comunista e pubblica Otto Ebrei,
che di solito viene appunto dopo 16 ottobre 1943, ma che in realtà cronologicamente è uscito prima. E, Otto Ebrei è veramente interessante, di solito un po' in ombra rispetto a 16 ottobre 1943, ma è veramente interessante perché racconta un episodio del processo al questore Caruso, durante il quale il commissario di polizia Alianello aveva dichiarato di aver eliminato 8 nomi dalla lista di ebrei che erano gli ostaggi designati per la fucilazione alle fosse ardeatine. Quindi Alianello aveva scelto da questa lista 8 ebrei da sottrarre alla fucilazione, quindi da salvare. E è interessantissimo quello che fa De Benedetti e anche lui, come Martera, non lesina parole di fuoco nell'esprimere il proprio giudizio. Saba non a caso ha definito questo piccolo resoconto topicamente spaesato, scrive nella Nuova Europa nel 1945, perché c'è un'analisi veramente graffiante del trasformismo italiano di cui soprattutto Contini parlava prima, no? E in questo caso cosa succede? Dopo la liberazione gli ebrei devono per forza essere discriminati positivamente, apparire a posteriori salvati dagli altri italiani. Quindi il commissario, che poteva prendere 10 nomi a caso, no, di questi 10 decide che 8 devono essere ebrei, perché come a compensarli. E De Benedetti è dissonante, è molto controcorrente anche decenni all'avanguardia rispetto a quello che poi è l'analisi del mito del bravo italiano, che per primo ha analizzato un po' David Bidussa già nel 1995 e poi di nuovo Filippo Focardi con Il cattivo tedesco e il bravo italiano, ma insomma siamo a decenni dopo. Come De Benedetti, forse solo Giorgio Bassani si era mosso in questa linea della critica dissacrante dei cosiddetti filoebrei. E questo in una lapide in via Mazzini, che era uscito nel 1956, che poi Feltrinelli ha ripubblicato di recente. Cioè viene narrata non solo l'autodelusione ebraica nel reinserimento nella società italiana, ma anche proprio l'ipocrisia italiana sul proprio antisemitismo durante la Shoah, la dimenticanza e la riconciliazione forzata, quelli che poi di nuovo decenni dopo sono stati compiutamente studiati da Guri Schwarz e da Ilaria Pavan, direi soprattutto. E gli ebrei erano e restano in qualche modo scomodi. In Bassani è Geo Jost, che è ispirato alla figura reale di Eugenio Ravenna, che ritorna superstite e, cito, costui proprio adesso che cosa voleva, che cosa pretendeva? Cioè di fatto è un guastafeste che torna vivo davanti alla lapide commemorativa che reca il suo nome e che quindi, cito, pur offrendo il vantaggio indubitabile, posta in quel luogo di intenso passaggio, di farsi leggere quasi per forza, avrebbe avuto il grave torto di alterare in modo sconveniente la facciata così onesta, così alla mano, del nostro caro vecchio tempo, una delle rare cose rimaste grazie agli denti che ha prima, su cui a Ferrara uno potesse ancora contare. Cioè, quindi, insomma, questi ebrei sopravvissuti, nel migliore dei casi sono ignorati, ma più che altro magari danno anche un pochino fastidio. E mi permetto qui di citare, perché secondo me è veramente illuminante, la testimonianza di una bambina di allora, che si chiama Jordanit Ascoli, che era nata nel 1939, che è sopravvissuta esule in Svizzera, che racconta del suo ritorno a Milano. E incontra dei bambini in un parco. Mi dice: ricordo con precisione di aver chiesto a questi bambini sconosciuti se potevo giocare con loro. E una bambina mi ha detto: no, tu vai via perché sei ebrea, tu con noi non puoi giocare perché sei ebrea. La mamma di questa bambina l'ha chiamata e le ha parlato sottovoce. La bambina è tornata e mi ha detto: no, scusa, mi ha detto la mia mamma che adesso puoi giocare con noi anche se sei ebrea. Ecco, questo secondo me nella purezza dell'onestà infantile è emblematico. E Martera lo dice chiaramente, no? Martera parla di vizio italico del trasformismo, di ipocrita cinismo dei Volta Gabbana. Ecco, in sostanza è questo. E vale anche per gli intellettuali impegnati nel cinema, come poi è tutta la vicenda di Harlem e di quello che succede ad Harlem nell'immediato dopoguerra. De Benedetti, ecco, di questo trasformismo non credo possa essere accusato, è stata una penna anche sotto il fascismo, ma non era una penna fascista. Martera ci ricorda quello che lui scriveva in 16 ottobre, in 16 ottobre io ho citato 8 ebrei, in 8 ebrei De Benedetti è veramente sarcastico e caustico e cito:
perché gli ebrei ebbero il privilegio, la precedenza, cioè di essere sottratti da questa lista, no? Perché su 10 posti se ne portarono via 8? L'ingiustizia era uguale per tutti. Quindi questo Alianello come si è comportato? E cito, la gente del tipo Alianello, piccola, borghesia suscettibile, credula, presuntuosa, impressionabile, eccitabile, laureata in legge, abbastanza evoluta per potersi credere delle idee, non abbastanza per averne. Quella gente è la più plastica argilla per la propaganda. E quindi di fatto questo commissario agì secondo una campagna di riparazione che rovescia una campagna di distruzione, ma una campagna sempre. Le parole di De Benedetti in Otto Ebrei sono quelle che Martera ci rappresenta nel contesto del film, degli intellettuali che hanno lavorato al film e che dopo la guerra lo hanno rimaneggiato. L'ultima cosa che vorrei dire è su 16 ottobre, per l'aspetto cinematografico invece in questo caso. Perché, vabbè, 16 ottobre lo ricordo brevemente, è uscito dopo Otto Ebrei nel dicembre del 1944 sul terzo numero di Mercurio, tutto dedicato alla resistenza. Di fatto inaugura la storia della letteratura italiana sulla Shoah e sembra proprio che De Benedetti sia in alcuni casi sceneggiatore, in altri regista in questo racconto. Per esempio quando racconta entriamo ora in una casa di via Sant'Ambrogio nel ghetto, potremo seguire la razzia in tutte le sue fasi e sembra che abbia una macchina da presa con cui, ora Martera magari non ridisce perché io non mi occupo di cinema, ma ho letto con i suoi occhi, credo, 16 ottobre, e racconta senza mollare la macchina da presa, continuiamo a seguire le vicende di questa Laurina S e della signora S e la segue tappa per tappa dalla casa attraverso le fasi della retata. E quindi è un ebraismo letterario, ma che di fatto è pensato anche montato come un film. Già dall'inizio, no? Dovrebbe arrivare lo Shabbat, il sabato ebraico, è brutalmente interrotta questa scena, giungeva invece nell'ex ghetto di Roma, la sera di quel venerdì 15 ottobre, una donna vestita di nero, scarmigliata, sciatta, fradicia di pioggia, che intimava di nascondersi perché sarebbero stati portati tutti via. Poi nessuno volle crederci, tutti ne risero, e è quella incredulità che poi la Ginzut ha definito rose ottimismo, no? Tutti sanno che è una chiacchierona, un'esaltata, una fanatica. Già Elie Wiesel del resto parlava di un compaesano che era ritornato nel suo villaggio e che era sfuggito a un omicidio di massa e tutti lo prendevano per pazzo, no? Questo lo descrive Wiesel nella notte. E questa commiserazione, poi concludo, riesce difficile pensarla in De Benedetti, che in realtà è stato commiserato anche lui. E chiudo con questo perché secondo me è marginale rispetto ad Harlem, rispetto a De Benedetti, ma non rispetto a quei vizi italici di cui ci stiamo occupando e che stiamo descrivendo. De Benedetti in ben tre occasioni, nel 62, nel 64 e nel 67, poco prima di morire, ha tentato di diventare professore ordinario ed è stato respinto tutte le volte in uno di quelli che è stato uno scandalo molto noto nell'Accademia Italiana. Lui non era un candidato classico ed è stato ritenuto negativamente troppo eclettico, poliedrico, dispersivo, aveva un curriculum che esulava dagli schemi, aveva un'attività troppo varia, aveva un approccio scientifico, lui aveva studiato al Politecnico di Torino prima di studiare poi giurisprudenza e poi lettere, quindi insomma anche nei suoi studi si era occupato di troppe cose, aveva un approccio troppo scientifico all'attività letteraria ed era troppo aperto a novità. Per l'epoca, la psicanalisi, la sociologia, la fenomenologia con risvolti fisico-quantistici, insomma, a bocciarlo all'ultimo concorso, tra l'altro, sono stati Carlo Bo e Natalino Sapegno, che poi ne hanno fatto l'elogio funebre, no? Quindi anche questo fa un pochino sorridere, prima lo bocciano e poi lo lodano alla morte. E, era troppo internazionale, era troppo eclettico, si occupava di troppe cose. E Eugenio Montale su questo ha scritto nella prefazione al romanzo del Novecento che ha ragione. A candidarsi commise forse un'ingenuità, ma molto maggiore fu il torto di chi respinse il suo desiderio di diventare docente e insomma possiamo solo dirci d'accordo. Grazie. Grazie mille Sara. A questo punto passerei la parola all'autore, a Luca Martera, e chiederei ai nostri ascoltatori su Facebook. Marta voleva dire due cose. No. Sì,
Marta, vuoi? Sì, aggiungo solo due cose. Una, volevo dire qualcosa sulla nave di Teseo, cioè la casa editrice. Il libro ha un eccellente apparato iconografico, questo non l'abbiamo, è quello che aiuta completamente, connaturato alla comprensione del testo. Il testo di Luca è molto importante, molto bello, l'abbiamo detto tutti, ma senza questo fantastico apparato iconografico, opera pur sempre dell'autore, però è rarissimo nelle case editrici. Io ho pubblicato ora questo libro sulle lapidi, ne analizzo 40 e rotti e me ne hanno messe 20 foto, streaming site, non si legge nulla. Comunque, detto questo, la seconda cosa nella nostra discussione, vorrei che tornasse anche di utilità collettiva, cercherò di essere molto breve, è che questa faccenda del servo encomio degli intellettuali bisogna prenderla in carica, cioè in carica c'erano varie gradazioni, Sara ha illustrato molto bene la gradazione dei Benedetti, ce n'erano altre, chi più chi meno. Io credo che dobbiamo stare attenti a non fare un errore di anacronismo, che è quello di giudicarli con il nostro me, cioè noi sappiamo perfettamente cosa è successo dopo, non è da poco. Allora, il dramma che De Benedetti esprime negli scritti dopo l'8 settembre e dopo il 16 ottobre, cioè l'8 settembre è veramente uno spartiacque immenso, immenso. Cioè la gente si leva la divisa, ma si levano anche tantissime le cose che il fascismo aveva insegnato. Cioè bisogna tenere conto di questo trauma della storia. La storia non è solo la longue durée, sono anche dei giorni proprio dove uno, come dire, tocca come il crollo dello Stato fascista, vuol dire anche che crollano intimamente delle cose importanti che naturalmente uno ha già sperimentato negli spaventosi 3 anni di guerra, ed è come se ci fosse una epifania politica. Quindi questo credo che vada tenuto conto, perché se noi li misuriamo col metro della coerenza, ma insomma si salvano quelli che erano fuori Italia, perché il che non vuol dire fare di tutto un'erba un fascio, però effettivamente quello che succede dopo, c'è questo bel libro di Levi Sullam che analizza delle figure di, e che probabilmente queste compromissioni, questa è la tesi di Levi Sullam, non hanno aiutato a fare i conti, perché naturalmente, come dire, nessuno aveva cioè l'avere partecipato in qualche modo, anche nel modo più, non ha aiutato poi nel dopoguerra a davvero, cioè noi diciamo sempre non si è fatti i conti col fascismo, forse i primi che proprio del tutto non li potevano né li volevano fare era chi aveva avuto questa, che non chiamerei neanche compromissione, questa internità al regime. Essere fuori dal regime non era possibile. Ai vittoriali ci è andata tutta l'intelligenza del dopoguerra, ma tutti. Cioè come dire ebrei, non ebrei, lasciando perdere gli ebrei fascisti, bandieristi eccetera, ma dico gli ebrei per dire, ma insomma anche quelli che poi, Fortini va ai vittoriali, cioè il poeta, che cioè Lattes poi si chiama, cioè quindi dico i vittoriali per dire, ecco, quindi o erano in galera e allora erano antifascisti conclamati, per esempio penso a Anatoli che va in galera col gruppo romano, scrive delle lettere bellissime dal carcere, che è stata una delle ultime cose che ha curato Enzo Collotti insieme al figlio Anatoli. Però a parte questi che erano proprio, era molto difficile credo capire prima. Ecco, questo volevo dirlo, perché altrimenti sembra che tutto il problema sia la coerenza o l'incoerenza, mentre mi pare più complesso. Finito, e scusate la replica, ma mi pareva, aspetta che... Volevo dire anche una cosa, cioè... anni fa abbiamo intervistato io e Gian Pasquale Santomassimo Gian Piero Carocci, che tra l'altro era mio zio, e lui ha dato una bellissima descrizione di come nell'ambiente borghese intellettuale fiorentino fascisti e antifascisti convivessero. Cioè lui diceva, una cosa era l'antifascismo operaio, si finiva in galera, c'era l'antifascismo comunista, allora no. Ma nell'ambiente delle giubbe rosse, insomma, no? Per capirsi, esisteva questa dialettica che devo dire lui non ha descritto, l'ha detto. Io continuo ad avere difficoltà a immaginarmi come la cosa fosse possibile, no? Però credo che, come diceva Marta, è questo è un problema. Gli antifascisti di quel periodo lì erano terribilmente isolati. Io conosco la storia di un altro mio zio che
quando ci fu la proclamazione dell'impero, piangeva abbracciato a una vecchia contessa liberale e dicevano siamo rimasti pochi. E credo che questo sia chi non era fuori, no? Chi non era, e chi non era proprio le figure cardine della nostra ricostruzione democratica post-bellica, in realtà questa compromissione, no? Questo fascismo che sostanzialmente sembrava non dovesse finire mai. Io, un'altra cosa che mi colpì moltissimo, vedere una casa di un antifascista siciliano che praticamente era stato mandato al confino nel suo paese, perché era come andare su un'isola, nel senso che era un posto, e la casa dava proprio l'impressione di essere una gabbia dorata che lui si era costruito con tutta la con tutti i mobili in stile anni 30, Gio Ponti, cioè, insomma, questa roba, e credo che stesse sempre con le finestre chiuse, e anche lui dava l'impressione di qualcuno che non era assolutamente, lui non aveva questa compromissione, ma per lui il fascismo sarebbe durato per sempre, lui era uno sconfitto, e quindi questa è un po' anche è la cosa che dobbiamo immaginare, no? Una volta ne parlò anche in Grau, quando ci parlava della guerra, dice quando viene invasa la Francia, e noi abbiamo detto è finita, e abbiamo cominciato a pensare adesso dobbiamo pensarci dentro un'Europa fascista e nazista, perché hanno vinto. Cioè, c'è anche questo elemento qui, secondo me, importante. Grazie Giovanni, grazie Marta. Allora, prima di passare la parola a Luca, informo i nostri spettatori su Facebook che è possibile fare alcune domande attraverso la sezione commenti, poi le riporterò direttamente ai relatori e all'autore. Prego Luca. Ecco, accendi là, sì, adesso. Grazie a tutti per i vostri interventi, e risponderò ad ognuno in generale e nel dettaglio parlando di diversi aspetti di tutto questo lavoro così complesso che mi ha portato via 3 anni come hobby, perché ovviamente i libri d'Italia, in Italia non ci si canta di libri, ma in questo caso è stato un piacere perché si è trattato di una vera e propria investigazione storica. Tu Marta mi hai definito erudito, no, è diverso, bulimico, e citerei un titolo di un film hollywoodiano stupidissimo che tratto a sua volta da un bestseller, 50 sfumature di grigio. Ecco, se dovete trovare una definizione, a me diverte quella di coltivatore di zone grigie, coltivatore permanente di zone grigie. Ma è lì la cosa interessante, quando il buono diventa cattivo, quando il cattivo diventa buono, perché non c'è mai ovviamente il buono, il cattivo, il bianco, il nero, e la chiave di tutto è ovviamente non giudicare chi sono io per puntare il ditino, ma comprendere, e comprendere significa il famoso contesto. Per me per avvicinarsi il più possibile, lo ha citato Marta, questo passaggio effettivamente per me molto importante, è quello di aggiungere il più possibile dettagli per fornire una... E qui andiamo nel cinema, perché è un campo lungo per arrivare ai dettagli, tanta gente, tanti punti di vista, ci sono tanti scritti, compresi quelli di Barthes, su come una 10 testimoni diretti di un evento a distanza di un metro possono ricostruire quell'evento in 10 maniere diverse. Qui ci sono tante versioni, ma che collimano, perché i signori fascisti, dall'ultimo fino a Freddi e Mussolini, sappiamo da che parte della storia andavano, quella sbagliata naturalmente, ma questo non significa che i cosiddetti buoni non abbiano degli scheletri, insomma, delle cose su cui riflettere. Uno dei documenti più straordinari di questo libro sono gli atti di epurazione del cinema italiano del luglio del 44, che tra l'altro anticipano pure il processo di finta defascistizzazione che abbiamo avuto noi con il salvataggio totale nel dopoguerra di tanti fascisti, pezzi grossi, sottoposti a processi farsa, a cominciare dal maresciallo Graziani per arrivare a Junio Valerio Borghese. Insomma,
Il problema, io non so chi lo ha detto, ma quando racconti purtroppo la storia italiana, poi di questo periodo, c'erano le tragedie, c'era tutta la parte nera, però poi purtroppo sconfiniamo sempre nel grottesco e nel tragicomico nella commedia italiana, perché gli effetti di questi atti di epurazione del cinema italiano si sono limitati alla sospensione di 6 mesi per 3 registi su un elenco di quasi 40 intellettuali coinvolti a vario titolo in tutto il cinema di propaganda. Ora, badate bene, e qui c'è la cosa divertente. Chi furono gli epuratori? Luchino Visconti, Mario Soldati e Mario Camerini. Questi ultimi due furono attivamente coinvolti anche in film di propaganda. Scusate, c'è un quarto che è Umberto Barbaro, altro intellettuale. La cosa divertente è che Camerini, a piedi pagina di questi atti di epurazione, si rimette al giudizio della commissione perché lui, da epuratore, sa benissimo di avere uno scheletro. E se non è commedia all'italiana questa. E poi, appunto, i 3 registi sospesi per 6 mesi. Quindi, cos'è? Che punizione è 6 mesi? Tra questi c'è proprio Carmine Gallone, regista di Harlem. Questo è un documento che io ho trovato negli archivi della Fondazione Gramsci di Roma, in particolare del Fondo Visconti, e lì stava. Cioè, questo libro io l'ho potuto scrivere anche grazie, diciamolo apertamente, alla pigrizia e alle posizioni di rendita di tanti storici, in particolare del cinema, ma non solo, che non approfondiscono, come diceva Giovanni, si scrivono una pletora e si continuano a scrivere una pletora di libri assolutamente inutili e ripetitivi, quando invece, e ve lo posso assicurare, di libri come questi se ne potrebbero scrivere tantissimi. In Italia non si finanzia la ricerca. Io ho il focus dell'intellettuale, del cinema, della propaganda perché mi interessa, ma vi posso assicurare che si potrebbero riscrivere intere storie dei registi più quelli destinati al luminoso avvenire nel dopoguerra, cioè gli alfieri del neorealismo, Visconti, Rossellini, Antonioni, ma senza, ripeto, puntare il ditino, ma andrebbe riscritta tutta la storia del loro coinvolgimento, di quello che loro hanno fatto tra il 40 e il 48, perché loro comunque hanno avuto contatti a vario, e Rossellini, naturalmente, non dimentichiamo Rossellini. A vario titolo, sia con i nazisti che con naturalmente i fascisti e poi gli americani e gli inglesi. Questo richiede tempo, cioè, sono quel tipo di lavoro che, come dire, è time consuming, dicono a livello accademico, cioè, non, ti porta via, io questo libro non avrei potuto farlo 10 anni fa perché ho confrontato centinaia di fonti. 10 anni fa non era possibile ancora farlo, ma non perché si trovi tutto online. Assolutamente. Cioè, mi fanno tenerezza quelli che pensano di con un clic risolvere tutti i problemi della vita, come se mandare email, chiedere. No, io poi fisicamente ci sono andato negli archivi, ma il web l'ho usato come bussola iniziale. E 10 anni fa non era possibile perché anche attraverso, lo spiego ironicamente, addirittura pure facendo ricorso al deep web per motivi comprovati accademici, ho incrociato delle fonti che altrimenti non avrei potuto fare. Però per dare in assoluto uno sguardo il più ampio possibile, spero di esserci riuscito. E volevo precisare che l'idea parte dall'edizione ed è Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, la quale poi mi ha dato un libro mandato, di trovati un altro editore se ci riesci, interessato ad una maggiore distribuzione. In questo caso Elisabetta Sgarbi della Nave di Teseo che io non so come faccia, è una caterpillar, quella donna fa di tutto, ma è anche una cinefila, tant'è che appunto ha pubblicato nella sua collana, oltre a De Benedetti, vabbè, Tarantino, Bertolucci e tante altre robe, quindi ha apprezzato questo lavoro ed è stato valorizzato, tant'è che spero adesso che ci sia un seguito, ovviamente lavorando con le immagini in questo caso, in forma di documentario, perché ovviamente lo merita. E anche perché a volte le scoperte non sono neanche finite, perché l'editor del centro sperimentale voleva darmi una roncolata a un certo punto perché io non riuscivo più a fermarmi, perché aggiungere dettagli su dettagli su dettagli, ma è stato giusto a un certo tempo, a un certo momento interrompere. E tant'è che ho messo una serie di note finali
così molto a volte anche caotiche, che non ha una, il libro non ha un approccio storico naturalmente, da storico classico. È un, di fatto è una sorta di giallo investigativo interdisciplinare, ma non era neanche, non ce l'avevo io neanche in testa. Io ho dovuto dare una struttura da film, dall'ideazione alla post-produzione, perché mi sembrava logico. Poi ho fatto l'autopsia vera e propria del film, appunto con l'esame di tutti i tagli, perché quella è una roba, in effetti, soprattutto per gente di cinema, ma spero poi di non aver annoiato il lettore con una prosa, diciamo, troppo tecnica, ma non penso. Invece, tornando all'intervento di Sara Valentina Di Palma, allora, la frase di lancio a effetto di questo libro può sembrare anche un po' sgradevole, e io ci ho riflettuto a lungo. Il film più razzista, anti-americano e antisemita, per tutte queste ragioni, più censurato in intera storia del cinema italiano. Vi assicuro che non l'ho fatto per vendere due copie in più, aggiungendo soprattutto antisemita, che antisemita, poi sapete, c'è il mercato del giorno della memoria, perché è un mercato. E io mi sono anche stufato, devo dire la verità, perché giustamente le comunità ebraiche italiane si guardano bene dal criticare chi osa celebrare il giorno della memoria, però ci sono una serie di iniziative che veramente lasciano il tempo che trovano, proprio perché vengono fatte per vieti motivi. Cioè, se dobbiamo rimanere nell'ambito del cinema e dei documentari, ogni anno escono anche opere che parlano di Shoah, che sono davvero, che gridano vendetta, perché sono messe lì solo con un pretesto di per suscitare, a volte mi ricordava ancora Sara Valentina Di Palma, quella discriminazione positiva al contrario, davvero, che non fa bene a nessuno. Ma noi non abbiamo fatto i conti al solito, per tanti aspetti, perché 80 anni non sono tantissimi in termini storici. Questo significa che il nonno di molti potrebbe essere ancora vivo per ricordare come testimone diretto questi eventi, o se è morto il figlio o il nipote preferisce tacere, perché vedere associato il cognome di famiglia a fascisti o nazifascisti di Salò è ancora compromettente, ed è questo uno dei motivi per cui ovviamente si fa fatica a trovare e a ricostruire testimonianze su quello che fecero i fascisti in Italia prima del 25 luglio, perché c'erano i fascisti prima del 25 luglio. Quindi no, sulla questione antisemita del film, io nel libro riporto la novella di partenza del 39, quindi scritta un anno dopo la promulgazione delle leggi razziali, ed è importante questo perché il tema razzista, razziale, viene sdoganato, e quindi tutti gli scribacchini sono liberi di dare libero sfogo al proprio razzismo, con questo elemento nuovo, perché anche nell'ambito del mystery, del giallo, del noir, della narrativa di evasione, insomma, e per ragazzi anche, perché non dimentichiamo che questa roba partiva anche dalle scuole elementari, perché, e quindi se uno confronta la novella di Harlem del 39 si accorgerà, con le successive revisioni delle sceneggiature, le prime sceneggiature scritte dai giovanissimi Lucio De Carlo e Stefano Vanzina, papà di Enrico e Carlo, e poi da altri due giornalisti che erano corrispondenti fascisti del Corriere della Sera da New York, e cioè Pietro Carbonelli e Angelo Flavio Guidi, nonno del ministro Guidi del governo Berlusconi, qualcuno forse lo ricorderà, loro in questa novella di partenza, in queste sceneggiature, nella versione iniziale del film, sono molto più violentemente antisemiti, ma... A quel punto interviene Luigi Freddi, che è il capo di Cinecittà, è un teorico, è il factotum, è la mente dell'operazione, e lui ha assolutamente tutto il potere per capire quali sono i pesi e i contrappesi di un'operazione così delicata. Intanto la sua dichiarazione programmatica è interessante, perché come diceva Giovanni, alla fine di tutta sta roba, il risultato finale del film è una storiella, è una cavolata, ma è quella la chiave. Deve essere un film leggero, d'evasione, dove per questo motivo far abbassare le difese allo spettatore e far passare
in primo piano di Amedeo Nazari, che è il più grande attore dell'epoca, il più popolare, il più bello, il più affascinante, quello che ovviamente ammalia le sartine, le modiste, il quale in primo piano dice: perché noi italiani dobbiamo essere orgogliosi di essere così e non come quei negri. È come se Brad Pitt dicesse in un film in primo piano oggi: tutti gli italiani sono mafiosi, e magari l'ha pure detto in qualche film, ma per farvi capire la potenza. Il contesto, si sa, una delle domande importanti da cui io sono partito per realizzare questo libro è: a fronte di quello che hanno fatto i nazisti, cioè un centinaio di opere di propaganda, parlo di tra film, documentari e cinegiornali, non sto parlando di propaganda grafica, quindi stampa, editoria. Quindi in ambito audiovisivo i nazisti hanno prodotto circa 100 opere, di cui diciamo 20 esplicitamente violente contro i polacchi, i disabili, i malati di mente, naturalmente gli inglesi, gli americani e ovviamente gli ebrei. Per violente intendo che incitavano all'odio razziale, quindi per arrivare anche a propositi di soppressione di un'altra razza, di un'altra razza. Infatti ci sono questi documentari allucinanti sull'eutanasia, dove si giustificava il non potevano calpestare il suolo del Terzo Reich delle persone inferiori, figuriamoci neri e appunto ebrei, proprio quello. Quindi il contesto dell'epoca è importante, perché la grande stampa italiana, la difesa della razza naturalmente, e soprattutto, perché quello è scontato naturalmente, la difesa della razza, ma io mi sono rivisto annate intere dei tre settimanali satirici più popolari dell'epoca, Marco Aurelio, Il Travaso delle Idee, Bertoldo, è pieno di vignette sugli stereotipi antisemiti, quindi dell'avaro, del grande complotto putaico giudaico massonico. Il contesto è importante perché è una cosa quindi interiorizzata e normale. Quindi nel film, nella versione finale di Arden, uscita nell'aprile del 43, agli ebrei sono riservati tutti i ruoli canonici stereotipati. C'è anche una battuta esplicita nel film. Massimo Girotti li definisce falsi bianchi. Ed è una definizione che io ho trovato in alcuni settimanali antisemiti dell'epoca. E gli ebrei fanno i procuratori, la stampa corrotta, i magistrati, gli impresari del Madison Square Garden, e sono tutti corrotti naturalmente, perché sono in combutta tra di loro contro gli altri gruppi etnici. Tant'è che io nell'inserto a colori del libro ricordo pure il piano di produzione dove c'era proprio la qualifica procuratore ebreo e attore che interpreta il ruolo dell'ebreo. Poi su questo tema, sempre per questioni di contesto, sono interessanti le note tremende del giovanissimo ma già sul pezzo futuro segretario del Movimento Sociale Italiano, Giorgio Almirante, il quale nella sua rubrica Fotogrammi da il quotidiano Il Tevere, diretto da Telesio Interlandi, sproloquiava sul fatto che Harlem è una cavolata. Noi dobbiamo fare un vero film antisemita come Sus l'ebreo, altro che queste cavolate qua. Quindi è divertente che è Almirante a criticare questo film, ma lui farà di più, che non solo suggerirà addirittura trame, ma segnalerà all'autorità giudiziaria, con nomi, tanto di nomi e cognomi, alcuni di questi sceneggiatori ebrei che lavorano in nero, tra cui i quasi omonimi Giacomo De Benedetti e Aldo De Benedetti. Questo per ricordare che a chi ci segue da casa che ogni anno su Twitter, in occasione dell'anniversario della morte di Almirante, c'è Giorgia Meloni che lo ricorda con tanto affetto naturalmente. E su questo aspetto poi il film viene scritto l'ultima versione della sceneggiatura risale all'estate del 42, e proprio pochi mesi prima entra in vigore una nuova legge che rafforza le leggi razziali del 38, cioè con l'esclusione totale dal campo dello spettacolo degli ebrei. Quindi c'è anche questo aspetto che è poco conosciuto, tra l'altro. Poi non so, Matteo, puoi dirmi cortesemente quanto tempo abbiamo, così mi regolo? Senti Luca, sono le 6:30, quindi come ho visto su Facebook abbiamo una domanda, quindi come preferisci gestire te l'ultima mezz'ora? Per me non c'è problema. Sì, perché volevo introdurre poi l'altro argomento di... Va bene, va bene.
Dicevo, no, per aggiungere elementi a quanto è stato già detto sul contesto, una novità inedita, una cosa che non si sapeva, che ho scoperto lavorando questo libro, è l'uso delle comparse, questi prigionieri di guerra sudafricani. E fin qui, no, in realtà chi poteva approfondire, magari questa notizia riusciva pure a scovarla. Ma la vera notizia è un'altra. E che loro furono detenuti in un campo di lavoro allestito per uso cinematografico e fu ideato dai nazisti, e non dai fascisti, proprio dai nazisti, che nella primavera del 42 ebbero questa idea di, siccome i negri non potevano andare in Germania proprio perché ledevano la dignità del Terzo Reich, in genere li tenevano in Francia, che era occupata dai nazisti, e in questo caso si decise di tenere questo contingente di 5.000 prigionieri sudafricani catturati a Tobruk in Libia e portati in vari campi di transizione in Sud Italia fino a Cinecittà, in questo campo che fu allestito dal cognato di Goebbels, Max Kimmich, che diresse nella primavera del 42 questo film allucinante, Germanin, che vedeva come protagonista tra l'altro un italo-tedesco, Luis Trenker, che nasce come regista alpino sudtirolese, tra l'altro amante pure di Levi Riefenstahl, ed è uno che ha avuto, si può dire che ha la faccia dell'intellettuale, perché ha lavorato, l'unico che credo abbia lavorato per Pio XII, Mussolini e Hitler, cioè proprio tutti se li è fatti. E lui partecipa a questa operazione allucinante dove questi prigionieri sudafricani interpretano degli indigeni camerunensi che vengono curati da un medico nazi tedesco, perché è l'ambientazione della prima guerra mondiale, quando ancora c'erano le colonie tedesche, le colonie imperialistiche tedesche, in questo caso in Camerun, e per curare gli indigeni dalla malattia del sonno, procurata dagli esperimenti fatti dagli inglesi sui sudafricani. Ovviamente c'è un rovesciamento totale della realtà. Quando Mengele faceva quelle cose sugli ebrei, nel film, nella finzione filmica, i tedeschi lo attribuiscono agli inglesi. Lo ha detto Marta, alcune di queste comparse sono state anche giustiziate al termine delle riprese. Tutto questo è stato girato, ripeto, a ridosso di a Cinecittà, e il campo di lavoro era a ridosso di Cinecittà, quindi venivano prelevati e portati ogni giorno lì. C'era la Croce Rossa Internazionale che ispezionava questo campo, e qui c'è un dettaglio molto curioso, perché la Croce Rossa portava anche i pacchi riservati a questi detenuti, che erano soggetti al Commonwealth, cioè all'esercito inglese, naturalmente, essendo sudafricani, e loro ricevevano cioccolato, tabacco e chewing gum, e facevano mercato nero con i tecnici e le comparse, compreso anche il regista Carmine Gallone del film, ma questo prima dell'arrivo degli americani. Quindi la cosa divertente è che questo avviene nel 42, quindi c'è un sapore di libertà che assaporano le maestranze di Cinecittà prima che arrivino le armate del generale Clark nel giugno del 44. Aspetto un po', sigarette molto profumate. Sì, molto curioso. In cambio di ciriole, questo. Allora, parlerei... Vabbè, poi, oddio, si è parlato tanto di Giacomo De Benedetti, e a proposito di Zone Grigie, però, scusate, non c'entra niente, però la tentazione è forte. A me ha divertito un sacco quando ho appreso che un nipote di Giacomo De Benedetti, Tommaso, si è rivelato come uno dei più grandi truffatori intellettuali della storia moderna, perché è uno che si era inventato di sana pianta una serie di interviste a premi Nobel, tra cui Philip Roth, e aveva venduto queste esclusive a tanti giornali, ed era stato sgamato proprio dall'agente di Philip Roth, e ha detto ma chi è questo qua? No, mi aveva divertito sta roba, perché non so già come vedete se sarà rivoltato nella tomba per una roba del genere. Io ho descritto questo film come il più razzista, e lo è, il più anti-americano, lo è, il più antisemita. No, mi sono sbagliato, perché in realtà dopo che ho chiuso questo libro ho proseguito un'indagine parallela, che è ancora in corso, su un altro film che in realtà sarebbe davvero
da pubblicistica dell'epoca, che io ho ritrovato dal settimanale Il Ferruccio di Pistoia, datato marzo 1943, come la risposta italiana a Sus l'ebreo. E qui andiamo davvero in una storia altrettanto gigantesca per implicazioni geopolitiche, molto più complessa di addirittura di Harlem. E a chi ci ascolta chiedo di prestare attenzione, perché io non so quanto mi ci vorrà ancora per chiuderla, perché aspetto anche, spero di trovare anche qualche fondazione toscana, mecenati, chiamateli come voi, per chiuderla, perché è davvero interessante. Allora, stiamo parlando dell'ultimo film di propaganda nazifascista girato nella primavera del 43 a Pisorno, che è il nome vezzeggiativo che nasce dalla fusione di Pisa e Livorno, ovvero gli stabilimenti cinematografici nati a Tirrenia nel 1934, quindi 3 anni prima della nascita di Cinecittà, per volere di Gioacchino Forzano, regista, personalità poliforme dell'epoca, uno dei più grandi intellettuali dell'epoca, coetaneo, spendiamo due parole prima su Forzano per inquadrare il personaggio. Stiamo parlando di un coetaneo di Mussolini, quindi classe 1883, nato a Borgo San Felice, in realtà originario con il papà prefetto che era di Patti, quindi siciliano, ma lui nasce lì e diventa in effetti strano, perché in Toscana credo che l'ascendenza sia importante, ma lui diventa veramente un toscanaccio, ma di quelli di comprovato disincanto. Personalità multiforme, perché lui intanto fino alla prima guerra mondiale è uno degli italiani più famosi del tempo, anche di più di Mussolini, perché ha già lavorato con Mascagni, con Puccini, ha allestito opere di Pirandello, è amico di Carducci, ha incontrato Lenin in Svizzera, porta pure la figlia Anna in Austria per farla curare dall'isteria da il primo venuto Sigmund Freud, e decide di raccontare questa cosa al suo amico Benito Mussolini, dicendogli: brava persona Freud, quello lascialo stare, quello, c'è una bella informativa su questo. E lui è librettista, scrive di tutto, addirittura nasce come baritono, poi studia l'avvocato, poi fa appunto il capocomico, scrive opere, opere liriche, operette, prosa, e si fa le ossa appunto con sulle riviste satiriche fiorentine di fine secolo. E lui si trova a essere anche il primo... non in assoluto, erano già stati fatti altri film di propaganda, Sole di Blasetti, ma lui nel 1933 dirige Camicia Nera, appunto il primo film ufficiale di propaganda fascista, che sarebbe dovuto uscire nel 1932 in occasione del decennale della Marcia su Roma, ma per complicazioni la lavorazione fu prolungata. Insomma, lui diventa non Pappa e Ciccia col Duce, ma insomma Buoni Amici sì, perché loro firmeranno insieme anche 3 opere teatrali. In Italia no, per volere di Mussolini la cofirma verrà resa nota solo all'estero. Parlo quindi delle 3 opere dal titolo Villa Franca, Giulio Cesare e scusate non mi viene l'altra adesso, una è su Cavour, l'altra è su Napoleone, gli ultimi 100 giorni di Napoleone, e l'altra è su Giulio Cesare. Scoppia la guerra e Forzano, che è di fatto il padrone assoluto di Tirrenia, perché ha contribuito alla fondazione, tra l'altro quest'anno saranno gli 80 anni della fondazione di Tirrenia, perché risale al 1932 l'edificazione, lui è praticamente ammanicato con tutti, è grande amico di Costanzo Ciano, il papà di Galeazzo stesso, di Paolini, che è il ministro della propaganda, che attraverso il comitato dei film di guerra finanzia con l'importo di 10 milioni di lire questo film Piazza San Sepolcro. È anche amico del pisano Buffarini Guidi, che sarà uno dei più feroci esponenti anche della Repubblica Sociale, quindi ha tutte le entrature che servono.
Però cosa succede? Lui realizza questo film che nelle, in tutte le storie del cinema viene derubricato in due righe perché non se ne sa nulla naturalmente, ma soprattutto perché è un film ritenuto perduto. Il problema è quello, non è mai stato distribuito. E quali sono le ragioni? E, andando a scavare, anche qui mi si è aperto un vaso di Pandora, perché ha proprio ci sono implicazioni ovunque. Si tratta della storia di una piccola banca inglese dal 1794 fino alla Seconda Guerra Mondiale che finanzia, questa è la tesi del film, tutte le guerre europee per aumentare il predominio britannico a scapito degli altri paesi. Quindi si tratta di un'opera esplicitamente anti-britannica e antisemita, perché arriva a sostenere la tesi alla fine del film che a scatenare la Seconda Guerra Mondiale siano stati gli inglesi. E in tutto questo Mussolini viene dipinto come l'uomo degli Stati Uniti d'Europa, riprendendo l'espressione di Napoleone, in cui lui è l'alfiere della pace tra i popoli. Lui scrive questo copione nel 41, che viene benedetto proprio da Mussolini, perché ci sono scambi epistolari, con tutta una serie di difficoltà lui riesce a mettere in lavorazione alla fine del 42. Il primo Ciak viene battuto nel marzo del 43, il film viene interrotto ad agosto, poco prima della vigilia dell'armistizio, intanto perché c'è stata la caduta del fascismo il 25 luglio, e questo a Forzano non va bene perché la prende quasi come un affronto personale. E vi dico solo questa battuta: il 24 luglio, un giorno prima della caduta del fascismo, viene girata quella che in realtà è l'ultima scena del film, poi ce ne saranno girate altre, ma in senso cronologico è l'ultima scena del film. Il vecchio banchiere ebreo è interpretato dall'attore Ermete Zacconi, il quale salpa da Londra bombardata dai nazisti per andare negli Stati Uniti, e le sue parole sono «L'oro vince tutte le guerre, noi andremo adesso negli Stati Uniti e tutta l'Europa diventerà una colonia degli Stati Uniti grazie a loro». Beh, devo dire che Forzano, su un fatto di geopolitica, e di... No, lui era in questo senso un grande studioso, perché era in questo film è pieno di dati economici, perché io ho trovato la sceneggiatura, fotografie, documenti contabili, e sono ancora alla ricerca del film, che ho qualche vaga speranza che possa essere da qualche parte, per un motivo molto semplice, perché è rimasto di proprietà dello Stato, perché fu finanziato proprio dal comitato di guerra di Pavolini, poi attraverso una serie di catene contabili, e la proprietà è rimasta al Ministero del Tesoro. Vi dico questo perché anche per Arlen, io i documenti chiave li ho trovati negli archivi economici bancari. Questa è stata una, per me una... cioè io non ho escluso nulla nella mia ricerca, però i documenti chiave, magari uno storico del cinema non ci avrebbe pensato, ecco. E perché lì ho trovato, nei sotterranei della Banca d'Italia, il rapporto di lavorazione di 300 pagine di Luigi Freddi, che deve dare conto agli industriali fascisti dello spettacolo di tutto quello che lui fa, perché lui a sua volta ha dei padroni, cioè quelli con i denari. E, le vicende di questo film. Allora, il film ovviamente, causa armistizio, viene bloccato. Il nome di Forzano è inserito nella lista dei registi epurati del luglio del 44, ma poi non succede nulla. Pisorno, gli stabilimenti di Tirrenia, vengono occupati dai nazisti, in particolare dall'organizzazione Todd, che obbliga al lavoro coatto, in questo caso quindi pisani e livornesi, e io non ho trovato nessuna testimonianza tramandata o derelata di gente che se, ci deve essere, insomma, qualcuno, un ricordo, ma insomma c'è un buco storico notevole. Anche su Pisorno stesso, io ho letto tutti i libri che sono stati scritti anche da storici del cinema, giornalisti, su Pisorno, ma negli anni di guerra, dal 40 al 47, veramente nessuno, posso dire, che abbia approfondito, e ne succedono di robe lì, perché dopo l'organizzazione, dopo l'occupazione dell'organizzazione Todd, arrivano normalmente gli americani che occupano Tirrenia, come anche perché lì accanto c'è la famosissima Pineta di Tombolo, e molti ricorderanno quello che è accaduto tra il 46 e il 47, cioè che divenne la Pineta divenne il regno dei disertori, soldati afroamericani, e fu tutto questo scenario, quindi che ebbero a che fare con traffici illeciti, prostitute provenienti da tutta Italia,
una Napoli come quella della pelle, trapiantata appunto in Toscana, e questo scenario sarà raccontato in due film che forse molti di voi avranno visto, Tombolo, Paradiso Perduto e Senza Pietà di Alberto Lattuada. Cosa succede? Il Repubblica Sociale, c'è Mezza Somma, che è il nuovo ministro della cultura popolare della Repubblica Sociale, che chiede conto a Forzano di vedere questo film, che lui non ha potuto finire di montare, naturalmente. Viene messa, fa un montaggio provvisorio senza colonna sonora, e lui la porta a Garniano, Villa Feltrinelli, dove risiede Mussolini, sotto scorta, naturalmente, tenuto sotto scorta dai nazisti. E qui c'è anche un altro dato storico, perché Forzano incontra ben 8 volte Mussolini nel 44, perché non solo perché sono amici, ma perché Forzano, ecco, e qui esce fuori tutta la sua dimensione di grigia, è un personaggio multiforme. Lui non ha nessun problema ad aiutare fascisti, antifascisti, afascisti, partigiani, tutti. Per un tornaconto personale sicuramente, direttamente o indirettamente, c'è, tant'è che questo tornaconto poi incrocia la storia vera, perché lui in quel di Pistoia, naturalmente Giovanni saprà a menadito questa storia, si ritrova coinvolto nell'episodio del partigiano pistoiese Silvano Fedi, che viene che si ritrova a prendere a pistolettate un soldato tedesco. Scatta la rappresaglia, ma cosa succede? Silvano Fedi sapeva che alla Perticaia, il nome della villa nel pistoiese di Gioacchino Forzano, forse lui avrebbe potuto intervenire per salvare dalla rappresaglia appunto le persone del paese. Lui prende l'auto nel cuore della notte, va da Mussolini e gli spiega cosa è accaduto, e Mussolini risponderà dicendogli: guarda che sono anch'io un drammaturgo, e quindi il movente passionale, questo soldato è stato ucciso perché stava in compagnia della donna del partigiano Fedi, e fu così che fu evitata la rappresaglia, con questo escamotage da drammaturghi. Poi la cosa interessante è che lo stesso Silvano Fedi si ritrovò a testimoniare a favore di Forzano nei confronti di altri partigiani che volevano il suo scalpo, perché chiaramente era visto come una persona che aveva un po' approfittato del regime, tant'è che nell'archivio di Stato di Montecatini c'è una nota del Comitato di Liberazione Nazionale che definisce appunto Forzano come un profittatore del regime. In tutto questo, nel 1944, a proposito di queste zone grigie, Forzano, nel suo eremo di La Perticaia, che sarebbe sostanzialmente un po' come Villa Wanda, ospita anche il giovanissimo, con gli stivali sempre lucidati di nero, brillanti, scintillanti, il giovanissimo Licio Gelli, che aveva già fatto la guerra di Spagna. E quindi è interessante perché Licio Gelli usa Forzano per arrivare, per le sue comunicazioni, a Mussolini e anche a Giovanni Gentile. Sappiamo che Licio Gelli aveva il suo tornaconto, in questo caso lui aiutava, esattamente come aveva fatto Forzano, partigiani, ma pure ebrei, fascisti, antifascisti, per un proprio tornaconto, soldi, tant'è che alcuni furono, tanti anni dopo, si ritroveranno costretti a riconoscere il contributo di Licio Gelli, nonostante sia diventato nel frattempo capo della massoneria internazionale con la P2, perché comunque alcuni del Comitato di Liberazione Nazionale ricordavano il suo intervento che aveva aiutato, favorito la risoluzione di alcuni problemi di tipo appunto di rastrellamento dal punto di vista dei tedeschi, insomma. Quindi capite quanto è complicata la storia. Allora, il film rimane congelato. Gli americani restituiscono Pisorno semibombardata nel 50, che viene rimessa a posto grazie al risarcimento dei danni di guerra nell'ambito del piano Marshall. Forzano riapre gli stabilimenti, si rimette a girare alcuni scene aggiuntive per finire questo film. Siamo adesso nel 53. Nel 54 lui prova a sottoporlo alla commissione censura, che lo boccia perché chiaramente ritiene il film di tempi, figuriamoci, non un vecchio arnese come Forzano, insomma, viene bocciato. Da quel momento il film lui riprova a farlo
ripresentarlo in commissione nel 58, viene ulteriormente bocciato. Da quel momento sparisce per sempre ogni notizia su questo film. Lui però fallisce come persona da un punto di vista giuridico e come società nel 60 a causa di questo film, perché non può restituire il debito accumulato dal tempo del comitato di guerra che gli diede 10 milioni. Ma è un film che non può uscire perché io ovviamente non avendolo visto non sono in grado di dire, ovviamente saranno state spunte le componenti antisemite, ma a suo dire sarebbero rimaste quelle antibritanniche, il che lo rendeva una cosa un po' complicata chiaramente in un contesto di guerra fredda. La cosa però particolare è che la storia non finisce qui, e qui veramente chiedo l'aiuto anche a toscani di qualsiasi tipo di cinema, perché insomma Forzano è uno che già aveva case ovunque, a Viareggio, a Montecatini, a Pisa, Firenze, le dependance a Roma, ha conosciuto tutti, ha lasciato un sacco di tracce ed è uno però che a un certo punto lavora con gli inglesi subito dopo la guerra. Dai Savoia, che sono ovviamente esuli, espatriati, fuggiti, prende un premio negli anni 60. Lui muore a 87 anni nel 70, quindi campa tantissimo, e ha veramente attraversato la nostra storia. Diventa una figura imbarazzante a partire dagli anni 50, naturalmente, perché tutto quello che riguarda il fascismo, soprattutto nelle regioni rosse, Toscana ed Emilia Romagna, diventa tabù, non se ne può più parlare, ed è però purtroppo a posteriori un vulnus, perché non trovare documentazione più fresca, quindi basata sulla memoria in quegli anni, è davvero un peccato. Quindi io faccio appello a tutti quelli che mi stanno ascoltando per aumentare le conoscenze su Forzano e su tutta questa vicenda e su tutte le persone con cui lui ha a che fare, perché io ho materiale per un libro, ma mi manca il finale, perché Forzano era anche massone, loggia Lucifero di Firenze, e quindi lui è molto probabile che, come Licio Gelli e tanti altri nel 43 e 44, facesse il doppio, se non triplo gioco, a favore degli inglesi, ma intortando i tedeschi, e questa è una mia supposizione avvalorata da tanti elementi, che troverà riscontro nella consultazione di archivi militari inglesi, a cui io naturalmente non sono in grado di arrivare, perché, ma non perché un ricercatore, uno storico non ci può arrivare, ma perché comporta tempi e comunque anche costi, che non, la ricerca, vi ripeto, in Italia non è finanziata, è un peccato. Di queste storie, ripeto, ce ne sono tante, perché a me piacerebbe anche ricostruire quella di Rossellini o di Visconti in quegli anni lì, ma per come effettivamente è andata, ma richiede tempo, e l'interesse da parte della comunità accademica scientifica, bah, insomma, è blando, è freddo. Comunque non disperiamo, anche perché in genere uno lo fa perché è ossessionato. Vi ripeto, io non pensavo di trovarmi una storia superiore a quella di Harlem. Questa di Piazza San Sepolcro, che divenne con nuovo titolo nel 53 Cronaca di due secoli, ovvero gli Stati Uniti d'Europa, lo è. Grazie per la vostra attenzione. Se ci sono domande, Matteo. Grazie mille, Luca. Sì, allora, prendo la domanda da Facebook. Ecco, ci chiedono: rispetto a quello che avete detto sul libro, sarebbe corretto dire che si dipinge la cultura di regime italiana come una realtà molto più eterogenea, vedi figura dei Benedetti, ma non solo, rispetto per esempio a quella sotto il nazismo? Se sì, si può dire che il traballante controllo che le istituzioni del regime avevano sulla cultura sia uno dei motivi per cui parte di essa si è potuta, paradossalmente, riciclare nell'Italia post-fascista? Chi intende rispondere fra di voi? Giovanni? Io non credo, cioè mi sembra che quello che viene fuori dal libro è proprio il fatto che gli intellettuali, soprattutto quelli legati al cinema, erano, diciamo così, per usare pappa e ciccia con il regime fino all'ultimo momento, cioè fino allo sbarco alleato e alla deposizione del fascismo. E che in realtà una serie di giustificazioni a posteriori sono abbastanza fesse, come non molto convincenti, e quindi come in realtà il riciclaggio in chiave democratica antifascista di tanti intellettuali che avevano partecipato in pieno a quella stagione fino all'ultimo fascismo, prima del fascismo repubblicano,
È dovuta alla guerra, al fatto che sono sbarcati gli alleati, al fatto che è crollato il regime e che poi c'è stata l'invasione tedesca e tutto il resto. Come diceva giustamente Marta Baiardi, l'8 settembre è una cesura pazzesca, cioè è una cosa che spacca proprio la cronologia di quegli anni, ma gli intellettuali erano... il regime, da quello che viene fuori dal libro, sembra che non sia neanche tanto il regime che il reggimenta, non sia soltanto il regime che il reggimenta gli intellettuali, ma gli intellettuali che a loro volta, come dire, si presentano come più realisti del re in qualche modo. Volevo dire qualcosa, posso ora? Certo, Marta, prego. No, due cose. Allora, intanto credo di avere capito che, insomma, era forse una cosa che voi avete già inquadrato, ma mi sembra vada sottolineata. Allora, per fare il cinema ci vogliono molti soldi, sempre, e ci volevano anche allora. Allora, questo rende di per sé le relazioni con le autorità fasciste, con il potere costituito, ma questo immagino, assolutamente centrali, perché senza quanto costa Harlem, se non sbaglio 11 milioni o di più. 11 milioni, 10 milioni, 10 milioni tu hai detto ora mi pare questo San Sepolcro, cioè ci vogliono dei soldi, tanti, c'è la guerra, quindi già nel periodo degli anni 40, ma in generale ci vogliono. Quindi è un osservatore, diciamo così, l'oggetto osservato è particolarmente interessante perché se non c'è qualcuno che questi soldi li sgancia e non si fa, quindi è un complesso di cose che viene avanti, la creazione di Cinecittà da questo punto di vista e gli sponsor, per cui Freddi scrive quella lunghissima per convincerli a me, insomma c'è tutto delle cose complesse tra il potere economico, quindi quello che sanno che ci riguadagneranno, devono sapere che ci riguadagnano, ma anche il potere costituito che controlla, non è una cosa semplice. E non credo che, ecco, questa è la prima cosa, cioè era molto più facile, Montale pubblica, sì, certo, negli anni 20, nel 19, Gli ossi di seppia, che era sicuramente un testo interpretato come un testo antifascista, però insomma non è che lo proibissero, poi l'editore viene ammazzato a botte, che era Gobetti, ma voglio dire, scrivere era più semplice da un certo punto di vista, si poteva sfuggire di più, un prodotto di massa è centrale nella propaganda, cioè loro che poi alle giubbe rosse si rigirassero quelli che loro chiamavano i bigi, che non è la zona grigia, sono quelli che non sono neri, i bigi sono uno scolorimento del fascismo, questi erano sicuramente, non erano antifascisti, militanti, però non erano certo fascisti, avevano uno sprezzatura anche nei confronti del regime e qualcuno anche una disperazione di avercelo, dopodiché non facevano una vera e propria attività. Ecco, e brontolavano. Ho visto di recente un film dove ci sono tre notabili, adesso purtroppo non mi ricordo il titolo, ma forse Luca ci aiuta, dove ci sono tre notabili in un paesino che viene attraversato da tutta questa fase, che non fanno che brontolare. Sono considerati gli antifascisti del paese, ma nessuno gli fa nulla. Cioè c'erano vari livelli. Se noi non complichiamo un quadro che è di per sé complesso, non si capisce. Cioè, e credo che da questo punto di vista... insomma la Germania cioè i regimi, allora cerco di dirla meglio in termini più generali, i regimi totalitari e dittatoriali non sono stupidi, cioè cercano di fare tesoro di alcune forze, quindi una certa dose di libertà fra virgolette bisogna lasciarla, perché altrimenti si producono solo dei prodotti piatti, che cioè ci deve essere, c'è una certa intelligenza da questo punto di vista, per esempio anche le riviste, cioè il fascismo promuove riviste su cui fa scrivere anche gente in odore di fronda, promuove tutte le associazioni giovanili, poi naturalmente crea dei collanti ideologici molto forti, il 38 lo è, il 1938, lì allora bisogna essere antisemiti. Chi vuole fare carriera sa che deve in qualche maniera pronunciarsi sull'antisemitismo. Carriera all'interno del partito, che però vuol dire anche carriera all'interno dell'università, si istituiscono delle cattedre. Quindi secondo me la cosa più utile per gli storici, ma anche per chi semplicemente lo pensa, questo fascismo, non è di pensarlo come un monolite, ma di pensarlo come una società stratificata dove poi i gruppi si muovono diversamente. Quindi per il cinema ci voleva davvero
credo, una cinghia di trasmissione diretta. I film Harlem, Freddy si raccomanda che lo veda il Duce, lui gli interessa che lo veda Mussolini, perché è lì che poi quegli altri, cosa dicono quegli altri gerarchi, che dice ma non fa vedere le opere meravigliose che il fascismo ha fatto, ma figuriamoci se lui faceva un film che non sarebbe, avrebbe altro che applausi a scena aperta, avrebbe rotto le scatole a tutti, e è abbastanza intelligente da capirlo, e anche chi stava a queste cose. Quindi c'era una cultura alta, una cultura bassa, cioè le cose sono complesse. Quindi da questo punto di vista questo libro, ecco, ci aiuta, però tenendo presente che uno poteva anche scrivere una poesia e farla leggere ai suoi tre amici delle giubbe rosse. Fare un film era ben diverso, il che non vuol dire che valesse di più fare il film o fare la poesia, però c'erano diverse forme, anche sotterranee, di opposizione al regime. A volte bastava poco per sentirsi in questa logica, che venivano anche tenute nascoste, anche nelle case. La famiglia di mio padre, i ragazzini non dovevano sapere che il padre aveva rifiutato di prendere la tessera, per esempio. Non lo sapevano, l'hanno saputo dopo, perché temevano che andando a scuola e andandola a dire in giro, cioè già era lui in una posizione non facile. Quindi se per caso lui avesse anche i figli e fossero anche andati a mio padre, così, e quindi li mandavano dove dovevano andare i giovani che erano inquadrati. In Germania addirittura dovevano denunciare le famiglie, i ragazzini della Hitlerjugend dovevano denunciare i genitori, quindi insomma un quadro complesso. Poi ho una domanda futile ma non troppo, io vorrei tanto sapere quali sono i film che Luca Martera ha dietro di sé nella parete, perché vedo solo Fantozzi, quindi è una richiesta frivola ma mi sembrava un modo di mi incuriosisce molto, dato che nelle nostre case, quindi è molto, uno è Fantozzi perché lo riesco a leggere, gli altri l'altro è Signore e Signore di Pietro Germi, Indagine su di un cittadino di Elio Petri, io la conoscevo di Antonio Pietrangeli, uno dei recensori di Harlem, tra l'altro magnifico, tra l'altro La battaglia di Algeri, e l'altro qual è? L'altro è Una vita difficile, uno dei capolavori. Sono un capolavoro assoluto. Sono tutti film italiani, grazie, scusa la domanda, ma dato che... A proposito di cinema e di immagini, io invito Giovanni, quando sarà possibile che rientreremo da questo cavolo di incubo delle restrizioni, io ritornerò, a parte che ritornerò nel Pistoiese per fare le mie indagini e rintracciare novantenni a Serravalle che abbiano ricordi di Gioacchino Forzano, però mi farà piacere anche per te, Marta, in quel di Firenze, raccontare per immagini anche questa ricerca in corso, che è davvero complessa e che altro che, cioè, avete sentito la portata, qui stiamo parlando di spy story a livello internazionale, quindi io voglio vedere persone con cui confrontarmi su questo periodo, su questo tema e sulle reticenze, e poi sperando ovviamente di trovare dei materiali nuovi. Visto che, ripeto, sì. Anche al tribunale. Volevo chiederti una cosa io a te, sì. Luca. Fedi, quando è che intercede a favore di Forzano con gli altri partigiani che lo vogliono uccidere? Questo è di difficile. Perché lui viene ucciso, Fedi, nel luglio del 44, quindi deve essere prima. Ovviamente prima. Io ho chiesto anche alla nipote Rita Forzano, che sapeva naturalmente di questo episodio, non me l'ha saputo collocare con esattezza mese e anno, però ovviamente stiamo parlando di Repubblica Sociale, quindi io immagino sia tra il gennaio e la primavera del 44. Mm-hmm. Qui c'è un problema, perché io in molti casi ho la sola versione di Forzano. Io su Fedi naturalmente ho la versione anche degli altri partigiani, e quello è un fatto storicamente accertato. Fedi dice di aver protetto e nascosto a Serravalle anche degli ebrei, come dicono tutti, sono salvatore di ebrei, giusto, eccetera. È storicamente accertato che lui abbia aiutato due ebrei importanti, Arnoldo Foà, che usava lo pseudonimo Puccio Gamma e lo fece lavorare al teatro, e anche il musicista ebreo, credo di Ferrara, non vorrei sbagliarmi, Alberto Franchetti, che tra l'altro musicò un film antibritannico, Il re d'Inghilterra non paga. Questo è storicamente accertato, però io non ho trovato, e ho chiesto alle comunità ebraiche di Livorno, di Pisa, ma di Firenze anche, insomma, se risultava il nome di Forzano da qualche parte, e non è uscito mai. Quello che mi chiedo è ovvio che magari molti, da pure anche agli stessi esponenti della comunità ebraica, non è che faccia
dico a distanza di anni, adesso forse le cose sono un po' più pacificate, però la cosa non è mai uscita, ripeto, negli anni 50, 60, 70, quindi boh, per me questo rimane un punto importante. Era a Serravalle, vero? A Serravalle. La Perticaia, dove adesso c'è un resort, sì, a Serravalle Pistoiese. Sì. Perché io, cioè, un nostro socio importante, Bartolini, lui in realtà ha, la sua famiglia è una famiglia ebrea e i suoi credo che si siano proprio rifugiati a Serravalle, quindi possiamo chiedere sì, a lui. Perché poi è strategico Serravalle, perché a pochi chilometri c'è Monsummano, dove c'era il comando di Kesserling e dove Forzano aveva contatti, perché con Kesserling lavorava un traduttore tedesco che conosceva l'italiano e che aveva ricevuto l'approvazione da Goebbels nel gennaio del 43 di tradurre il copione di Piazza San Sepolcro e fare la versione in tedesco. Cioè, pensate, anche perché Forzano era pure amico di von Ribbentrop. La cosa curiosa è che i protagonisti di Piazza San Sepolcro, oltre a Mete Zacconi, sono Gualtiero Tumiati, esponente di spicco di una famiglia di Ferrara, giornalisti, e lui però era sposato con un inglese ed erano imparentati con il Buzzatto. Tutto questo mi ha fatto riflettere, ma diamine, questo che si imbarca in un'operazione in stile protocolli dei Savi di Sion. Ci sono un sacco di ombre, di zone grigie in tutta questa lavorazione del film e io purtroppo non riesco a trovare eredi, testimoni di... C'è un'altra, ci sono due toscani interessanti che hanno lavorato in questo film, Vivienne Trampi, nome d'arte Vivi Joy, figlia di Livornese e di armatore di origini norvegesi, i Trumpi, che ci sono ancora naturalmente a Livorno, e poi lavorò anche in questo film il giovanissimo Raniero Barsanti, dei famosi Barsanti di Viareggio, che poi fecero fortuna in Venezuela costruendo dighe e hanno ricche proprietà, insomma. Però ripeto, io da una mia prima più di una ricognizione ho fatto, veramente non è saltato fuori nulla di... soprattutto anche sull'uso dei prigionieri sudafricani detenuti a Colle di Compito. Anche quello, io so che c'erano, però non ho la prova che mi dimostri che a 30 km di distanza c'era Bisorno, che loro, come immagino, furono trasportati nell'estate del 43 per fare queste riprese nei panni di prigionieri negri venduti nella finzione filmica dagli inglesi agli americani come schiavi. Cioè, avete capito? Cioè, Forzano usa, perché io ho il piano di produzione del film, 200, c'è scritto 200 comparse negre che, sudafricani, che interpretano schiavi africani venduti dagli inglesi agli americani. Cioè, qualcosa di talmente assurdo anche concepirlo, che non ci sono fotografie naturalmente. Io ho le foto di questo film, ma non ci sono le foto in particolare di queste scene d'apertura, dove si sente l'odore nauseabondo della stiva di questi che partono da Liverpool. Liverpool ricostruita nel porto di Pisa. Sale un po'. Ci riaggiorniamo allora, Matteo. Credo che questo dovrà essere un lavoro, forse, insomma, penso che anche la regione potrebbe essere interessata, mi sembra molto interessante, quindi penso che bisognerà, io non sono certo autorizzata a nulla e ne ho nessun potere, però è un vero peccato, perché insomma, oltretutto la ricerca mi sembra già un punto molto avanzato, non so Giovanni che ne dici, qui bisogna forse una ricerca di fondi anche di queste che partono, insomma non lo so, io non, però mi piacerebbe che trovassi il film o almeno altre tracce, insomma che vada, mi sembra una ricerca molto importante, perché illumina anche tante, e anche a livello territoriale, insomma, perché illumina non solo il personaggio. E una domanda, c'è una biografia di questo Forzano assolutamente? Sì, è stato scritto anche un libro da un inglese, tra l'altro, da molto ricca. Tra l'altro Forzano nel 39 scrive un'opera di prosa con protagonista un soldato ebreo che parte per l'Etiopia. Cioè, e c'è una corrispondenza con Mussolini che lo rimprovera, e va bene l'ebreo, però metti pure qualche cattolico, diamine. Cioè, no, per dirvi di robe, anche perché poi Forzano era un toscanaccio. Era un furbo a tre cotte, faceva la vita da nababbo, circondato da figli. Uno dei figli, tra l'altro, nel 44, nel Pistoiese, è patriota.
Patriota è una definizione tecnica che io non conoscevo, cioè viene prima ovviamente di partigiano, cioè nel senso uno che fornisce suppelletti di aiuto ai partigiani. Quindi quando dico che Forzano aiutava i fascisti, gli antifascisti, è proprio esattamente così. Quindi c'aveva un figlio qui in casa che naturalmente era pure al di sopra di ogni sospetto. Raccontare tutto questo scorcio è fenomenale, perché ti esce fuori un mondo ancora di più di Harlem, devo dire. Qui proprio qui io sono zone grigie praticamente. Bene. Sarebbe interessante per te forse vedere anche il nostro archivio a Pistoia, l'archivio orale, le interviste fatte negli ultimi anni. Lo farò, certo. E comunque il nostro archivio, no? Matteo. Sì, abbiamo anche, fra l'altro, l'archivio è sia inventariato sia digitalizzato, per cui è possibile, ecco, ascoltare le audiocassette degli anni Ottanta direttamente dal computer qui in istituto. Se vuoi, Luca, ti posso mandare l'inventario, così puoi dare un'occhiata alla tipologia di interviste che abbiamo. E saluto anche da parte di Sara Valentina Di Palma, che purtroppo non ha più, non gli funziona più nel video né nell'audio, quindi mando il saluto a tutti anche da parte sua. E vi ringrazio, ci aggiorniamo. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie.